Buonasera a tutti quanti e benvenuti alla nostra edizione senese di Nel nome di Dante. È una serie di incontri organizzata dall'Associazione degli Italianisti, incontri con scrittori che sono stati invitati a parlare di se stessi in rapporto a Dante o riflettere sulle proprie opere in relazione a questo modello. A Siena è stata organizzata in collaborazione con il CEPEL, ma questo un po' in tutta Italia, cioè con il Centro per il Libro e la Lettura, con il dottorato del nostro dipartimento, e soprattutto rientra nelle attività del Comitato Siena per Dante, al quale comitato partecipano, oltre alla nostra Università degli Studi, l'Università per Stranieri di Siena, l'Accademia Chigiana, e infine anche il Comune, con il Monte dei Paschi che supporta anche economicamente. Ringrazio tutti loro che hanno consentito di organizzare questo incontro. Nell'anno centenario il gruppo Dante dell'Associazione degli Italianisti ha promosso una serie di iniziative, sono tutte quante presenti nel sito Dante Noi, se vi interessa anche di vedere chi sono gli altri autori che via via nelle università o nelle piazze italiane partecipano a questo tour. E abbiamo iniziato il 29 di aprile a Roma in un incontro nazionale al quale hanno partecipato Wole Soyinka, Antonella Nedda, poi ancora che c'era Elena Ferrante, tra l'altro ha scritto una cosa appositamente per l'incontro. Bene, noi oggi qui abbiamo con noi Rosaria Lorusso, Francesco Targhetta e Gabriele Dadati, che ringrazio moltissimo della loro presenza. E con me sono Maria Rita Traina e Emanuela Carbè a co-organizzare il nostro incontro. I nostri autori coprono una vasta gamma di realizzazioni, nel senso che possiamo dire che si parte dalla poeta poeta o poetrice Rosaria Lorusso, al poeta narratore che è Francesco Targhetta, poi al narratore narratore che è Gabriele Dadati. Per iniziare questo pomeriggio cominceremo con una lettura dantesca e guarda caso leggeremo il 26esimo canto del Purgatorio, il canto dei poeti per eccellenza all'interno della Cantica dei poeti, ma soprattutto direi del riconoscimento dei maestri e dei padri e della riconoscenza che viene rivolta ed è giusto rivolgere ai padri e maestri, è quello che fa Dante appunto nel 26esimo, incontrando Guido Guinizelli e Arnaut Daniel. Sarà Rosaria Lorusso a regalarci questa prima lettura. Grazie. Mentre che sì per l'orlo un innanz'altro ci andavamo e spesso il buon maestro diceami: guarda, Giovi, ch'io ti scaltro. Feriami il sole in sull'omero destro, che già raggiando tutto l'occidente mutava in bianco aspetto di celestro, e io facea con l'ombra più rovente parer la fiamma, eppure a tanto indizio vid'io molte ombre andando ponermente. Questa fu la cagion che diede inizio loro a parlar di me e cominciarsi a dir: colui non par corpo fittizio. Poi verso me, quanto potean farsi, certi si feron, sempre col riguardo di non uscir dove non fosse rarsi. O tu che vai, non per esser più tardo,
Ma forse reverente agli altri dopo, rispondi a me che in fuoco e in sete ardo, né solo a me la tua risposta è opo, che tutti questi n'hanno maggior sete che d'acqua fredda Indo o Etiopo. Dinne com'è che fai di te parete al sol, pur come tu non fossi ancora di morte entrato dentro dalla rete. Sì, mi parlava un dessi, e io mi fora già manifesto, s'io non fosse atteso ad altra novità, caparse allora, che per lo mezzo del camino acceso, venne gente col viso incontro a questa, la qual mi fece a rimirar sospeso. Li veggio d'ogni parte farsi presta, ciascun'ombra e basciarsi una con una, senza ristar, contente a breve festa. Così però entro loro ischiera bruna, s'amusa l'una con l'altra formica, forse a spiar lor via e lor fortuna. Tosto che parto l'accoglienza amica, prima che il primo passo la trascorra, sopra gridar ciascuna s'affatica la nuova gente, Sodoma e Gomorra, e l'altra nella vacca entra pasife, perché il torello a sua lussuria corra. Poi come grue che alle montagne rife volasser parte, parte inver l'arene, queste del gelo e quelle del sol schife, l'una gente sen va, l'altra sen viene, e torna lagrimando ai primi canti, e al gridar che più lor si convene. Era costanzi a me come davanti, essi medesmi che m'avean pregato, attenti ad ascoltar nei lor sembianti. Io, che 2 volte avea visto lor grato, incominciai, o anime sicure d'aver quando che sia di pace stato. Non son rimase acerbe né mature le membra mie di là, ma son qui meco col sangue loro e con le sue giunture. Quinci su vo per non esser più cieco. Donna è di sopra che n'acquista grazia perché il mortal per vostro mondo reco. Ma se la vostra maggior voglia sazia, tosto divegna, sì che il ciel v'alberghi che pien d'amore e più ampio si spazia, ditemi, acciò che ancor carte ne verghi, chi siete voi e chi è quella turba che se ne va di rietro ai vostri terghi. Non altrimenti stupido si turba lo montanaro, e rimirando a muta, quando rozzo e selvatico si inurba, che ciascun'ombra fece in sua paruta, ma poi che fuoron di stupore e scarche, lo qual negli alti cor tosto satuta, beato te che delle nostre marche ricominciò colei che pria ne inchiese per morir meglio esperienza in barche. La gente che non ven con noi offese di ciò, perché già Cesar trionfando regina contra sé chiamarsi intese, però si parton Sodoma gridando e rimproverando a sé com'hai udito e aiutan l'arsura vergognando. Nostro peccato fu ermafrodito, ma perché non servammo umana legge seguendo come bestie l'appetito. In obbrobrio di noi per noi si legge quando partinci il nome di colei che si imbestiò nelle imbestiate schegge. Orsai nostri atti e di che fummo rei, se forse a nome voi saper chi semo, tempo non è di dire, non saprei. Farotti ben di me volere scemo, son Guido Guinizelli e già mi purgo per ben dolermi, pria ch'all'estremo. Quali nella tristizia di Ligurgo si fer 2 figli a riveder la madre, tal mi feci io, ma non a tanto insurgo, quando io odo nomar se stesso il padre mio e degli altri mei miglior che mai rime d'amore usar dolci e leggiadre. E senza udire dir, pensoso andai, lunga fiata rimirando lui,
né per lo fuoco la piuma pressai. Poi che del riguardar pasciuto fui, tutto m'offersi pronto al suo servigio, con l'affermar che fa credere altrui. Ed egli a me: tu lasci tal vestigio per quel chiodo in me tanto chiaro che l'eterno può torre né far bigio. Ma se le tue parole or ver giuraro, dimmi che è cagion perché dimostri nel dire e nel guardar d'avermi caro. E io a lui li dolci detti vostri, che quanto durerà l'uso moderno, faranno cari ancora i loro inchiostri. O frate, disse, questi ch'io ti cerno col dito, io dito ho un spirito innanzi. Fu miglior fabbro del parlar materno. Versi d'amore, prose di romanzi, soverchio tutti, e lascia dirli stolti che quel di Lemosì credon cavanzi. A voce più che al ver drizzan li volti, e così ferman sua opinione prima carte, o ragion per lor s'ascolti. Così fer molti antichi di Guidone, di grido in grido pur lui dando pregio, finché l'ha vinto il ver con più persone. Or se tu hai sì ampio privilegio, che licito ti sia l'andare al chiostro, nel quale Cristo abbate del collegio, falli per me un dir d'un pater nostro. Quanto bisogna a noi di questo mondo, dove poter peccar non è più nostro. Poi forse per dar loco altrui, secondo che presso avea, disparve per lo fuoco, come per l'acqua il pesce andando al fondo. Io mi fei al mostrato innanzi un poco e dissi che al suo nome il mio disire apparecchiava a grazioso loco, e cominciò liberamente a dire: tam abilis vestre cortes denam, chi è un non puosc ni voglia vos scoprire. Io sui Arnaut che plor e vau cantam, con siros veles passada folor, e vegia usen lo gioi che sper denan. Ara vos prego, per aquella valor che vos guida al son delle scaline, sovegno vos attens de ma dolor. Poi s'ascose nel fuoco che li affina. Grazie Rosaria, grazie di questo introibo straordinario alla nostra giornata. Rosaria Lorusso, poetessa e performer, lettrice di poesia e insegnante anche di lettura di poesia ad alta voce. Per lei il dialogo con Dante è così, è costitutivo e basta pensare al titolo di uno dei suoi libri della fine degli anni 90, del 98 se non sbaglio, Commedia, eh? Commedia che appunto oltre al titolo istituiva così un a tu per tu, un corpo a corpo con la poesia dantesca, anche così nella volontà poematica, nel tessuto di tipo, nell'impasto linguistico e fonico, nell'occuparsi di aspetti bassi e necessariamente alimentari del corpo e della vita umana. Sempre di nuovo un altro titolo richiama a Dante, e mi fermo così, alla copertina di questi libri, Lo dittatore amore del 2004, appunto dove
Si tocca altra tematica fondativa dantesca, lo dittatore perché amore è colui che ditta dentro, ma è nello stesso tempo chi è in signoria della mia vita, quindi con questa doppia valenza. Questo come poeta, per ricordare solo due testi, ma anche come traduttrice si è incontrata e ha fatto dialogare, diciamo così, diciamo meglio, la sua poetessa Anne Sexton con il padre Dante, accompagnando la traduzione delle poesie d'amore della Sexton proprio con un saggio che riflette su questo dialogo. Anche come saggista, anzi, direi che in modo esplicito, ancora più esplicito come saggista, si è dedicata al rapporto fra le poesie contemporanee, fra le scritture contemporanee e la sua propria e Dante. È appena uscito questo volume, figlia di solo un padre, in cui appunto raccoglie una serie di interventi critici. Mi cito soltanto l'ultimo che si intitola Commedia e Comedia. Ecco, quindi è una riflessione che permea tutta la sua opera. Non tolgo più tempo e ti lascio subito la parola. Grazie mille di essere qui con noi. Grazie Natascia e grazie a tutti i presenti per l'ascolto e per l'opportunità di parlare di un argomento che, come la professoressa Tonelli ha benissimo disegnato, è fondativo, se non altro, diciamo, della fase iniziale della mia poesia nei due libri che sono stati citati, cioè Commedia e Lo dittatore amore, due libri che non per volontà, ma per necessità sono stati così tanto fortemente improntati e imprintati da Dante. Ripeto, sottolineerei subito l'aspetto non volontaristico, perché naturalmente in un contesto come questo e con una presentazione così specifica sull'argomento si potrebbe pensare che il desiderio sia quello di fare una riscrittura dantesca o comunque di avere una relazione appunto di conseguenzialità. Invece, come ascolterete tra un po', vi leggerò alcuni testi che poi commenterò, il rapporto con Dante e in generale con la sola paternità, di cui il titolo del saggio Figlia di solo padre testimonia, ripubblicando saggi scritti anche molto tempo fa, quindi con un compendio, diciamo, di poetica, è un corpo a corpo estremamente conflittuale proprio intorno all'avvenuta al mondo autoriale in un periodo storico che poi non si sa mai quando è finito, ma comunque sicuramente che mi ha segnato molto, cioè quello in cui si rifletteva anche da un punto di vista di genere sull'autorialità femminile e non avendo mai sposato una collocazione di genere, per intenderci femminista o comunque con un atteggiamento politico esterno alla scrittura, ecco che però la posizione, diciamo, dalla parte filologica c'è stata. Quindi, in altre parole, il libro di saggi, anche quello di cui parlerò oggi, è legato al prendere la parola autoriale come autrice donna, il che diciamo, in relazione soprattutto a Amelia Rosselli, in fin dei conti, e alla sua Libellula, su cui ho lavorato moltissimo, comunque in relazione a quel tipo di postura poematica che è nato in maniera così sfolgorante con Amelia Rosselli, ma che è stato poi portato avanti anche dalla Vicinelli, da moltissime altre poetesse. Ecco, il discorso era proprio libellare nuovamente il discorso fondativo del fare poesia, o comunque questo si è svolto appunto alla fine degli anni 90, che non è naturalmente quello che faccio oggi, questo va detto chiaramente. Io adesso sto tirando le fila di un lavoro che però
si è esaurito nei primi anni 2000, ma tuttavia è rimasto, cioè per me molto importante e che al momento posso così storicizzare. Quindi io da commedia che come paradosso portava una nota sola, ovviamente dal latino comedere, quindi non era il discorso fare la riscrittura della commedia dantesca, ma scrivere una para etimologia, cioè commedia come luogo in cui avviene una riflessione intensa, importante intorno all'alimentazione. Infatti il libro era suddiviso in quattro parti, di cui ben tre si intitolano Gli angoli della bocca. Gli angoli della bocca, sottotitolo L'alimentazione, è curiosità non poco interessante, uno degli I Ching del famoso oracolo cinese, che poi ho scoperto poi successivamente essere una fonte della Rosselli, molto usata, cioè non saprei nemmeno perché, ecco, diciamo l'aria dei tempi. Ecco, io vi leggerò alcuni frammenti del poema, come sarebbe detto nel Novecento, ma d'altronde è un libro tardo novecentesco, commedia, dall'inizio, dalla prima sezione degli angoli della bocca, e dopodiché naturalmente voi riconoscerete dei luoghi danteschi, poi dirò quali sono e perché. Gli angoli della bocca, vegetativa, fami, freddi, vigilie, nervi. Per i versi soffersi l'inganno dei sensi, amari passi di fuga. Adesso l'altra origine, altra causa d'avarizia madesca, e ciao, mi scappi sul motorino, s'alza un polverone. In pieno inverno anche tu mi lasci, o mio bel sanfrediano, e anch'io son per la fiore, e mi dia una spuma gialla da 50. Tinnano i barri e i bicchieri lustri, cencino molle, tinnano lustri, occhi monetine nel piatto delle mance, la porti un bacione a Firenze, cantavamo. Adesso cielo, cielo, manca, manca, si giocava a soffino alle medie, girando a vuoto s'alzava un polverone e in avaria andò il motore. Piatto, piatto d'un encefalo, onfalo bianco, girando a vuoto ancora più ampio mi spazia, insin dentro l'odore greve del soffritto della graziella che mi manca, manca, l'odore del mio bel sanfrediano adesso mi ripesca, che nausea la mattina, e parlo come magno a destra e a manca, e ancor più giù e giù, colta in flagrante là all'accesso del panificio aulente ove un bel dì si innesca. Che buco allo stomaco, la vita infanta, l'amor polenta. La parte offesa. Io non so perché la mente non so come si indementa. Opalina, opalina, liscia pietra capricornina, pissi, pissi, bau, bau, pizzicorino e non falo bianco, piatto, piatto, piatto d'un encefalo, girandolona di una mamma di Vertinga. Tanto fu dolce il suo vocale spirto, mamma fummi poetando dramma e lasciò il corpo vilmente disfatto. Fra punto morto superiore e punto morto inferiore, in avaria andò il motore. Nessuno aveva i suoi occhi e il suo odore. Tutto fu stucco e biacca, grave abbaglio, luce, malinteso, malefatta. Ti scolaccio, oh, guarda, si intenda, al momento dell'incaglio, d'un rigurgito violento di presame, presame da te, per fame. E quell'indulto, beata sentenza, mi ingiunse. Le parole sono un moto che va dall'interno verso l'esterno. Bocchino, come il presame fa nel latte, coagula, colloso, sperma in bocca. Ingoio, sorrido. Il sangue mi si incolla nel cervello, sorriso appariscente. E dove coli sboccian le boccagnole, i con gli angoli della bocca cadenti. O fuoco di Sant'Antonio da preziosissimo sangue, comparsa nel segno dell'eccitamento, sciagura, la pappa in capo ella mi manduca, mostrandomi il partito preso delle cose. Cosa succede, o sacro cuore, se si sposa la luna?
Ma chi la vendica? Chi la vendica ora? La mendica, la luna, questa sboccata boccalona, questa simpaticona che attonita ti chiama per 9 giorni, per 9 notti, finché non fece la luna, o scemo della luna, il mezzo sorriso che schiocchi, che mi schiocca ogni morino quando abbocca. Poi, per 9 giorni, per 9 notti, ti mangiasti un bigoncio di suppa. Secondo l'usanza domicida Cupido, ti mangiasti la suppa cupidigia, biasciavi come un vecchio sdentato, o scemo della luna, succhiando ti colava dagli angoli della bocca, biasciandomi me pappa, scemo della luna sdentato, ingoiavi, sorridevi. E abbioccato sulla mia tomba, mamma, sorriso impeccabile, c'è una luce sul tuo volto. Rumorosamente ti ingoiasti impunito, ingoio anch'io, sorrido, la vita infanta, il cuore infranto, moderare con quiete, finché non si spense la luna, pispigliando, chi cerca nutrimento che non nutre, barcolla da brama voluttà, e nella voluttà la sete di brama lo consuma. Com'è questo dimagrimento? Ad un tratto si incupisce e fa boccuccia, e scoppio di pianto violento, vampata, vacilla e brociolando cocciuta, balza un travestì sull'infame boccascena della vita infanta testarda. Eppur non tragge non la voce viva ai denti, la voce vaca nella sede sua, la voce spenta, e si impappina, traballa. Che nella bocca secca tranquillisce la mente per il sapor della pietade acerba. Indi si morde le mani fino all'osso a sangue, e proprio non sa come, non sa come, come, la sua mente trastullando, trastullando si indementa. Quando è vacante la sintassi di sue vaghe membra, sparte nel profondo della testa. Onfalo bianco piatto, piatto d'un encefalo, mi mostri il partito preso delle cose, la costrizione della mente, onde mi struggo e dardo, per chiarsi e dardo ancor canto e cantai, la costrizione della mente, onde mi snervo e spolpo, onde mi snervo in bianco, sudo e addiaccio, di cui conven che sempre scriva e canti, ed in guai si converte ogni mio gioco, Aldana. Alla mamma piacciono i maschi, odiamo i nostri poveri amanti. Ecco, questo è un poema che dura molto di più di questo, ma meno di così non ne potevo leggere perché i centoni danteschi sono presenti, ma sono presenti in una quantità non maggiore rispetto al testo originale e sono anche intrecciati con altre citazioni. Diciamo che oggi direi che questa è la poesia citazionista, tardo-novecentesca, e che quello però che mi preme dire è che non c'è stata una sorta di volontà razionale, ma inconscia, cioè in quel periodo io, mentre come ho sempre fatto, prendevo appunti diversi così che sbollavano così dalla testa, anche avevo preso a ricopiare alcuni punti che mi colpivano, senza sapere perché mi colpivano, del purgatorio e quindi avevo una specie di repertorio purgatoriale. E soltanto ieri, riguardando questo lavoro per parlarne a voi in maniera comprensibile, non autoreferenziale, cioè, dicevo, certo, mi stavo purgando, cioè stavo facendo un'operazione di purificazione, nella fattispecie avevo iniziato una lunga psicanalisi perché ero malata di anoressia e questo attraversamento psicanalitico si è associato in maniera inconscia e però molto forte, perché questo è un testo forte, anche, può piacere o non piacere, ma certo immagino che si senta ancora la sua, diciamo, carica libellante, libellulante. Ecco, e quindi in buona sostanza
Quello che mi è parso evidente ripassando è che i luoghi centralizzati sono fondamentalmente quelli che diceva Natasha Tonelli all'inizio, cioè quelli degli incontri con i poeti, ma la cosa che più conta non è tanto soltanto la riverenza, l'affetto e l'amore per i poeti come maestri, quindi come un fenomeno razionale, quanto dei poeti in quanto peccatori di gola e di lussuria, e di una gola lussuriosa. In un altro testo si parla proprio di gola profonda, cioè lussuria e gola si intrecciavano alla poesia. E gli angoli della bocca, era il King che esprimeva questo. Infatti, quando leggo quelle sentenze, sulle sentenze degli King, no? Chi cerca nutrimento che non nutre, barcolla da brama voluttà. Era quello che, bene o male, raccontava a me tramite Dante il perché transpersonale, transbiografico, evidentemente, dell'anoressia, cioè un reperire nutrimento dal padre. Che nutrimento? Un nutrimento sostitutivo di quello biologico. Mi è poi stata molto utile, e forse la stavo leggendo contemporaneamente, non so, Giulia Cristeva di Materia e Senso, quando parla dell'oralità come fase in cui la psiche, l'inconscio non distingue la voce dal latte. E io sicuramente assumevo la voce letta, scritta. Assumevo e restituivo vocalità come si assume e si restituisce latte, cioè un nutrimento fondamentale per la vita, sostitutivo, metonimico, per cui il testo procede tutto per metonimie, fondamentalmente, cioè per desemantizzazioni e risemantizzazioni dei luoghi citati. Io appunto ora non so quanto tempo mi rimane, se posso entrare nel dettaglio ulteriore, se no sintetizzo proprio una cosa sola, cioè il punto sconcio del bocchino è quello nevralgico, perché ovviamente si usa bocchino, in poesia si usa le poesie speciali, perché è sì una fellazio, ma di una bocca piccola, di una bocca infantile. In realtà quel luogo vertiginoso in cui l'ottimo, l'anonimo fiorentino, non ricordo, commenta nel Purgatorio venticinquesimo il modo in cui avviene l'origine dell'anima vegetativa. Infatti i primi testi degli Angoli della Bocca si titolano tutti vegetativa, come il presame fa nel latte. Cioè questo effetto di Caglio è ritornato all'inizio del testo Bocchino, come il presame fa nel latte, coagula colloso, sperma in bocca e si incolla nel cervello. Cioè da Dante assunto come latte, ma perché è Dante a dire che Omero è colui che le muse lattar più che altri mai. Tutto questo lavorava inconsciamente, e l'incontro con Stazio, col fratello, è andato sciaguratamente a mischiarsi con la rivisitazione della nascita di mio fratello, che provocò tanti scompensi, che qui viene chiamato lo scemo della luna, che è un altro luogo dantesco, ma che non vuol dire scemo, vuol dire la falce di luna. Quindi è anche comico. È un testo che, volendo, anzi, c'ha punti che sono ancora più francamente comici. Ora, il libro di saggi Figlia di solo padre è un libro in cui ho studiato in Pirandello e in molti altri autori il mito attivissimo nella letteratura contemporanea e non della partenogenesi, cioè della nascita per os, la nascita all'arte della parola, alla poesia, alla scrittura per os e per filiazione paterna. In altre parole, la mia lingua, in cui uso anche il dialetto, avrete notato, anche se l'ho stemperato in questa lettura, il dialetto proprio fiorentino è una lingua madre del padre, è quella che nutre, non è la madre biologica, ma la lingua madre del padre. Da lì la mozione a parlare, la mozione orale, l'autorizzazione a esistere in un'attività scrittaria che è anche vocale, cioè la poesia, in cui la vocalità
importante. Se il mio tempo è finito, mi chiedo, o se no continuo su una via via dicendo i punti più importanti. Ecco, Puoi però andare avanti un po'. c'è un punto in cui si prende proprio quasi in blocco il momento in cui si emoziona, si commuove, si eccita, stazio dicendo appunto che l'Eneide, mamma, fummi e fummi nutrice poetando. Ecco, quello per me evidentemente fu un momento di agnizione inconscia. Bene, ecco quindi. Quello luogo è un luogo di grandissima importanza perché è lì è confuso il nutrimento materno viene dal padre, in che forma? In un latte, il latte paterno, ahimè, diventa, va detto, lo sperma, per cui c'è una fecondazione mentale contro natura, quindi è una perversione, una perversione, d'altronde sul perverso si ritorna anche nello dittatore amore, dove tutte queste cose poi sono ulteriormente specificate. Nel 25esimo si parla proprio di questo come di una virtute informativa, quindi una virtute informativa orale, e poi abbiamo appunto appreso molti anni dopo da Frasca che appunto la letteratura viene anche da un'informazione orale. È molto importante questo, non solamente nella località primaria, ma anche in tutto quello che ha a che fare con la poesia che ha questa origine. L'inizio, Fami, Freddi, Vigilia, Nervi, quello fu proprio un inizio, io me lo ricordo benissimo ed è l'invocazione. Alle muse, o sacrosante Virgine, se fami, freddi o vigilie, mai per voi soffersi, cagion mi sprona, ch'io mercè vi chiami. E anche Dante dice: il poema l'ha fatto macro. Quindi l'identificazione della mia anoressica con Dante, ecco, era questo. Fami, freddi, vigilia e nervi, cioè una sorta di consunzione. Infatti, a un certo punto entra in campo anche Gaspara Stampa, quando dice un Dio mi struggo d'ardo per chi sparsi ardo ancora, eccetera, eccetera. Lì è Gaspara Stampa, che in quegli anni recitavo molto, perché secondo me nella poesia di Gaspara Stampa questo rapporto conflittuale col modello, con l'exemplum, è un rapporto di amore, di incesto particolare. Infatti, poi. Mi ricordo che ci fu un bellissimo saggio di Marco Berisso su questo mio Commedia in cui scoprì che l'attante vero era Mirra, che, non si, che me l'ha rivelato a me stessa ulteriormente informandomi su quello che andavo facendo. Perché a un certo punto, cito Mirra, eppure non avevo centonizzato l'inferno. Quindi emerge proprio così in un'altra parte degli angoli della bocca. Ah, e poi importantissimo la parte finale, cioè le rampogne di Beatrice, che questa cosa di Dante impedito a parlare in maniera descritta così bene, che ha la bocca secca, che la fonazione non gli viene di fronte a una madre proterva, una madre cattiva, e rimpiange la presenza di Virgilio, dolcissimo padre. Ecco, tutto questo. Era un pattern, non so come dire, poi è chiaro preferirò rispondere eventualmente a qualche domanda. Un pattern che è andato a confliggere in maniera molto forte e ha innescato il poema frammentario e gli angoli della che è tripartito come la commedia e che appunto. C'è un rapporto di questo tipo. Io mi fermerei qui perché l'interruzione prima poi mi ha distratto, ma penso che vada bene perché c'è modo di fare domande, non so. Sì, è chiarissimo, direi. Chiarissimo. Allora, io dico che intanto ho studiato poco, ma con grande piacere introduco Francesco Targhetta, con grande piacere e anche egoismo, perché adoro leggere quello che ha scritto. E chiusa questa parentesi di piaggeria, lo presento a chi c'è. Falsa piaggeria vorrei dire. Targhetta è un insegnante, però è stato studioso anche di poesia simbolista e crepuscolare, se non ho capito male,
Ed è un poeta narratore perché ha esordito con Fiaschi, soprattutto poi ha scritto un bellissimo romanzo in versi, perciò veniamo bene nelle fotografie del 2012, che intanto se ci sono dottorandi consiglio di leggere in generale, poi consiglio di leggere non solo per eventuale identificazione esistenziale, ma perché si tratta di versi veramente ben fatti, veramente belli, e poi perché è una piacevole lettura, insomma. E poi anche c'è una raccolta del 2014 che mi era sfuggita, devo dire, non mi ricordo adesso come si intitola, però ho letto qualche poesia molto molto bella, e recentemente si è anche cimentato con la narrativa con le vite potenziali, che è stato anche selezionato o ha vinto per il premio Campiello, ha vinto il premio, ok. Perché Targhetta? Allora, apparentemente io vi ruberò poco tempo perché non mi piace dare delle interpretazioni o sovrainterpretazioni, però apparentemente, a differenza degli altri autori che qui sono stati chiamati, i riferimenti danteschi nel suo lavoro non sono evidenti, non sono palesi, se ci sono vanno cercati e così via. Tuttavia, è più che il verso in sé o l'opera in sé è proprio il fatto che casualmente, ma non tanto, mi sia ritrovata a leggere un romanzo in versi, quindi indipendentemente da questa occasione, e mi si è resa conto come ancora si possa fare dei romanzi in versi di qualità, che proprio descrivono anche la fase del mezzo del cammino della vita per qualche aspetto, per qualcuno anche momenti significativi, non universalmente validi, perché diciamo che la realtà descritta può essere ed è valevole, ma con vari livelli di significati, parlo a livello di identificazione, però per me molto identificativo è di certo per una generazione, quella degli anni 80, dei nati negli anni 80 come Targhetta, come me e come Dadati anche, che abbiamo vissuto momenti di smarrimento e viviamo, penso, momenti di smarrimento, un passaggio dall'eterna giovinezza un po' imposta, un po' autoimposta alla vecchiaia e tutta una serie di problemi pratici ed esistenziali insieme, strettamente intrecciati e molto ben narrati in una poesia, chiedo scusa, particolarmente felice, in cui si sì, evidenzia certamente diciamo, la relazione o il sostrato culturale dell'autore, dove c'è molto dell'elencazione dei crepuscolari, dell'attenzione per il particolare di questa ironia disincantata, però allo stesso tempo, appunto, io da un po' che le mie lenti deformanti ho comunque potuto apprezzare una sorta di epopea di ogni giorno, oltre che in diversi passi. Mi è sembrato di vederci una profonda allegoria. Ora non voglio spoilerare assolutamente il libro, non voglio fare spoiler, però c'è il capitolo del matrimonio, parlo sempre di perciò veniamo bene nelle fotografie, che io ho letto con avidità di notte, tra l'altro, bla bla bla. Poi alla fine, quando è finito, ho detto: ma questa è una grande, meravigliosa, lunghissima allegoria, ho detto a posto, perfetto. Però, insomma, per dirvi, si tratta di un autore giovane che ha saputo raccontare. Diciamo un po' la selva oscura della provincia, in questo caso del nord-est o del nord Italia, e anche la selva oscura, diciamo, di una larga fetta della nostra generazione. Quindi, con piacere, do la parola a Francesco Targhetta. Grazie Maria Rita, grazie a Natascia Tonelli per l'invito, grazie per queste parole, insomma, mi hanno lusingato molto. Sì, trovo che sia davvero interessante parlare di questo argomento, cioè del rapporto degli scrittori di oggi con Dante. E tra l'altro credo da insegnante, perché in tutto ciò io insegno alle scuole superiori, in un liceo di Treviso, che questa indagine, cioè il rapporto degli scrittori con Dante, diventerà sempre più interessante con il passare del tempo. Perché alla fine, pensandoci, Dante lo si affronta soprattutto a scuola, soprattutto nel percorso scolastico, cioè al liceo, dove però lo si fa sempre meno, o nella scuola superiore, dove lo si affronta sempre meno, gioco forza. Pandemia a parte, insomma, si sa che le indicazioni ministeriali suggeriscono 8 canti all'anno per cui si arriva a fare, insomma,
se è tanto, diciamo, un quarto della Divina Commedia, insomma, ma molto generosamente, insomma, nell'arco del triennio. Però, insomma, anche Maria Rita dice di no con la testa. E semmai, naturalmente, durante il percorso universitario, ma Dante lo si affronta durante il percorso universitario, e questo sarete voi a confermarmelo perché manco dall'università da un po', solo se si fa lettere, naturalmente, e se si fa lettere c'è l'esame, non so, letteratura italiana 2, io ricordo di aver fatto, in cui bisognava portare tutta la Divina Commedia. Quando lo dico ai miei studenti rimangono sempre agghiacciati e sgomenti, quando dico loro che si trattava di presentarsi di fronte al docente che ti chiedeva un canto su 100. Così, e tu li dovevi sapere, insomma, dovevi orientarti nel mare dei 100. A me, peraltro, ne capitò uno un po' marginale, insomma, mi pare Purgatorio 10, però insomma, non diciamo uno di quei canti centrali. Ecco. E quindi, secondo me, sarà interessante ancora di più fare questa indagine, perché. Diciamoci la verità, qu quante volte abbiamo detto a qualcuno: che libro stai leggendo? Bah, guarda, sto leggendo la Divina Commedia. A me è capitato mai di avere questa risposta, insomma, che libro stai leggendo? Sto leggendo la Divina Commedia. Quindi la si legge tutta, voglio dire, non i canti seletti, insomma, ma anche i canti più ardui del Paradiso, che dopo un intero pomeriggio sopra, forse intuisci che cosa vuol dire, insomma, che cosa ci vuol dire Dante, no? Questa impresa qui credo che sia sempre più rara, effettivamente. Però è difficile capire Dante e leggere Dante senza, dico averlo letto tutto dall'inizio alla fine, ma almeno tutta la Divina Commedia. Riflettevo su questo perché alla fine la mia formazione è stata una formazione da italianista, di fatto. Io dopo il liceo ho studiato lettere all'università, ho fatto un dottorato, come ha detto prima Maria Rita, ho fatto poi anche un assegno di ricerca, quindi ho aggiunto 5 anni, insomma, ulteriori di approfondimenti, di studi filologici, insomma, al percorso universitario. E poi sono finito a insegnare lettere al liceo, in cui appunto Dante è pane quotidiano. Però credo di essere in un certo senso un po' un'eccezione. Pensavo a questo quando 3 anni fa ho sentito un intervento di Walter City all'Università di Padova, nel quale Walter City diceva di ritenersi, insomma, lui e quelli della sua generazione, gli scrittori della sua generazione, tra gli ultimi a essersi formati sulla letteratura italiana, mentre l'impressione lui è del 47. Lui diceva chi è nato negli anni 50, 60, è cresciuto, è nato in una società anche culturalmente ormai del tutto americanizzata, e si è formata per lo più sulla letteratura straniera, prima francese, evidentemente, poi soprattutto americana, nordamericana. Poi naturalmente anche quel tipo di scrittore si sarà dedicato ad approfondire la letteratura italiana, però più tardi rispetto alla media, degli scrittori delle generazioni precedenti, che invece hanno conosciuto i classici della letteratura italiana e poi la letteratura dell'8-900 prima, cronologicamente. Quindi, naturalmente, nel momento in cui leggi prima certi libri, ti entrano di più nel sangue, insomma, entrano di più nella tua formazione, c'è niente da fare. Io in questo senso credo di somigliare di più a City, solo in questo senso, per il resto ovviamente questa qua io sto molto in fondo, però mi sono formato sulla letteratura italiana. E tuttora devo dire che, pur avendo letto molta letteratura straniera, sono molto interessato a quello che esce in Italia. E mi rendo conto che non è scontato che sia così. Ci sono anche tanti lettori forti, uso questa espressione, che quando si parla di romanzi italiani contemporanei, un po' storcono il naso, come se fosse una letteratura che non ha diritto di esistere. A me è sempre interessata di più, non lo so perché, forse probabilmente perché ho sempre avuto il desiderio di aderire il più possibile dal punto di vista anche letterario alla lingua, alla realtà in cui sono immerso, quindi mi interessa di più, insomma, leggere un libro che parla proprio con le parole che uso anch'io e del mondo nel quale sono immerso anch'io. Poi naturalmente anche un romanzo americano può parlare, e sempre di più lo fa, del mondo in cui viviamo noi, ma insomma continuano ad esserci delle differenze, no? Per cui il lettore deve fare comunque dei giochi di sponda, dei rispecchiamenti, che invece leggendo un libro
scritto in italiano, pensato in italiano, che magari si è anche ambientato qui, non si devono fare, insomma. Poi ovviamente insegnando a scuola, tutti questi autori classici, Dante compreso, ho sempre cercato di attualizzarli, perché poi è così che si cerca di fare, naturalmente inserendoli nel loro contesto, però cercando poi di attualizzarli. Questo con tutti gli autori italiani anche successivi a Dante, voglio dire, già quelli del 300 pieno, Petrarca, Boccaccio, è molto facile, cioè pensate quanto è stato facile insegnare Boccaccio a scuola quest'anno, voglio dire, durante la pandemia, insomma, si andava a nozze, insomma, si sfondavano porte aperte dappertutto. Con Dante invece questa operazione è sempre molto difficile. Io dico sempre, ragazzi, ci stiamo inoltrando in un autore che non possiamo capire del tutto. Solo tardi, in realtà, cioè dopo l'università, insomma, sarà stato 2006, 2007, 27, 28 anni, ho scoperto che queste cose le aveva già dette Montale, il famoso discorso del 1965 per l'altro compleanno, l'altro anniversario dantesco, quello della nascita. Aveva scritto nel suo saggio Dante ieri e oggi, resta quasi inspiegabile alla nostra moderna cecità il fatto che quanto più il suo mondo si allontana da noi, di tanto si accresce la nostra volontà di conoscerlo e di farlo conoscere a chi è più cieco di noi. Però rimane una frattura, insomma. Io ritengo convinto, ma un po' come ha detto Rosario Russo prima, insomma, che se Dante emerge negli scrittori di oggi, succede in modo non volontario. Anzi, oserei andare ancora un po' oltre. Se Dante emerge negli scrittori di oggi, emerge nonostante gli scrittori di oggi cerchino di evitare Dante. Perché secondo me rimane un modello talmente irraggiungibile e alto che diventa più comodo eluderlo, mettiamola così, e però lui salta fuori lo stesso, almeno questa è stata la mia esperienza, questo è stato il mio caso. Come diceva Maria Rita, in effetti non ci sono nella mia opera delle citazioni dantesche evidenti, però soprattutto in Perciò veniamo bene, nelle fotografie, cioè appunto nel romanzo in versi che uscì nel 2012, c'è un po' lo schema della commedia sotto, c'è proprio quell'archetipo lì, la Divina Commedia, tutto sommato, ha fondato un archetipo. Il fatto che quell'opera rimanga altissima e improponibile come modello è che al contempo ha dato l'archetipo e ha dato anche un'apoteosi, ha dato anche l'elevazione all'ennesima potenza di quello schema lì, cioè dello schema del personaggio che si redime nel corso di un'opera, insomma. È l'archetipo di quella cosa lì, ma è anche appunto la sua elevazione all'ennesima potenza, al massimo grado, alla perfezione. E quindi in questo senso diventa difficile da gestire. Però devo dire che in effetti quando una decina di anni fa si trattava di andare in giro a presentare il libro, è capitato più volte che alcuni moderatori, introducendo il libro, facessero riferimento non tanto alla tradizione del romanzo in versi, che è stata citata prima, e che però è un po' più sotterranea e meno conosciuta, naturalmente. Citare Pagliarani non è la stessa cosa di citare Dante, insomma, è ovvio che è letto molto di meno, insomma, o quantomeno conosciuto molto di meno, forse è letto poco uguale, ma conosciuto molto di meno. Dico Pagliarani perché sicuramente è quello che nel mio caso ha avuto un'influenza maggiore, ma in realtà di romanzi in versi nel corso del Novecento italiano ce ne sono stati tanti, del secondo Novecento in particolare, ma anche nei primi anni, insomma, del nuovo secolo. Stanno iniziando a uscire delle tesi, ne è uscita una di dottorato 5-6 anni fa per l'Università di Padova, che studiano questo fenomeno del romanzo in versi, che ne ripercorrono per la tradizione italiana la storia in modo davvero molto preciso. E sono tanti, sono davvero tanti, molti di più di quanto si pensi. Però naturalmente, ripeto, è una tradizione sotterranea, quindi quando si trattava di introdurmi spesso si diceva, un poema, quindi Dante. Ovviamente io ero molto imbarazzato, insomma, da queste citazioni dantesche, però poi un po' ci ho pensato ad esempio che questo poema, perciò vediamo bene le fotografie che ho scritto, ha 30 canti. Ora,
l'avessi scritto forse nel 1700, i canti, non lo so, sarebbero stati 24 magari, no? In termini di tradizione epica, insomma. Se ho voluto raggiungere i 30, forse c'era un po' il richiamo involontario di Dante. Mi sono fermato a 30 perché poi anche lì non puoi arrivare a 33 perché altrimenti appunto diventa un omaggio, no? E allora diventa pericoloso il confronto. 30 può essere la via di mezzo che ti toglie un po' dei guai e che però un po' ammicca. In realtà i protagonisti del libro sono attorno ai 30 anni, quindi probabilmente c'era stata anche una sovrapposizione tra l'età dei protagonisti e la scelta del numero. Però ecco, un po' di numerologia dantesca forse c'era dietro a questo aspetto. Volevo rimanere sul numero delle 30, giusto per citare Dante ancora una volta. E è vero, insomma, come diceva Maria Rita, che se non c'è una selva oscura caratterizzata dal peccato, c'è certamente per i protagonisti di questo libro una situazione di impasse, diciamo. Si trovano alla fine del loro percorso di formazione, che peraltro è durato molto, perché appunto il protagonista in particolare sta finendo un dottorato in storia e all'inizio dell'ingresso nel mondo del lavoro. Certo, Rosaria. Scusa, oramai lo faccio. No, io però Vai, volevo Luca. dire il contrario, nel senso che non c'era stato un volontarismo di fare, cioè, un collage, un cut-up dantesco, ma non per il timore del confronto, perché non mi piacesse, anzi, io adoro Dante, l'ho sempre adorato, lo leggo come si legge un libro qualsiasi, mi identifico, mi sembra attualissimo, quindi non mi ero fatta capire, evidentemente. Quindi non c'era volontarismo, e quello è stato un moto inconscio, però era ed è presente a me come invece un autore molto amato, molto, cioè io a scuola tutte le volte potevo andavo volontaria nell'ora di Dante, perché si faceva l'ora di Dante, no, al liceo classico. Quindi, giusto per dire che sicuramente quello che dici tu vale, nel senso che è così ora, ma io, Porina, invece è proprio il contrario. Quindi non c'era stato un volontarismo di cut-up come in quegli anni, ma che ci fosse invece proprio l'amore come per un dolce padre, per proprio al punto da averci un rapporto quasi erotico. Basta, non dico altro, ma giusto per No, l'avremmo figurati, no, capito. grazie della Sei fatto Roma? specificazione. No, ma perché se no poi, ecco, non si capiva. No, che però mi costringe a dire che non è che io invece non ami Dante, naturalmente. Lo evito proprio in realtà perché ne ho timore in questo senso, come se ha timore di qualcuno che si ama e però da cui si teme di non essere ricambiati, no? E quindi ci si tiene cautelativamente a distanza, insomma. No, dicevo che appunto c'è sicuramente insomma, in quel libro, in quel romanzo in versi, una presenza però appunto nascosta di Dante in questo schema. Se un peccato si può attribuire ai protagonisti di quel libro, semmai è l'accidia, che però forse è più petrarchesco, no? Che dantesco. E certamente poi va detto che non c'è una verticalità in quel romanzo, no? Perciò vede bene nelle fotografie, i personaggi vagano in modo molto più simile a come vagano i paladini nell'Orlando Furioso, insomma c'è più quell'orizzontalità lì che la verticalità dantesca, anche perché manca totalmente nel libro una dimensione religiosa o anche una dimensione politica, una qualsiasi dimensione ideologica, in realtà non c'è un ideale da nessun punto di vista, quindi non c'è un alto. È una trascendenza in nessun punto di vista, quindi tutto il mondo è il mondo in cui vagano orizzontalmente i personaggi. Però sì, io credo che un'altra lezione di Dante, questo è sempre quello che dico ai ragazzi, e forse un po' l'ho ereditato, insomma, è la tensione morale, ecco, la tensione morale che attraversa sia quel romanzo in versi sia le vite potenziali. L'esigenza di rigore dei protagonisti principali, sia dell'uno che dell'altro libro, che però sono sempre collegati anche a una pietas, a un senso di pietà, di partecipazione emotiva. E questo mi sembra uno dei
dei caratteri peculiari, no, di Dante, per cui la tensione etica, la tensione morale che non cala mai un secondo e che è alla base della sua costante indignazione, no, della sua così, natura così cocciuta, della sua vena oppositiva costante, non impedisce mai che ci sia però anche una partecipazione empatica, emotiva, con i personaggi che incontra. È quella che Pagliarani, tutto sommato, definisce la pietà oggettiva. Che c'è già di fatto nella Divina Commedia in un certo senso, per cui c'è un'oggettività, Dante giudica le persone che incontra, ma ciò non impedisce insomma che ci sia anche una forma di partecipazione emotiva anche molto forte, come sappiamo in molti canti, tra cui quello che è stato letto prima o quello che poi leggerò io. Poi naturalmente ci sono anche dei riferimenti più spicci, insomma, qualcuno ce n'è, li ho dovuti un po' cercare, però qualcuno ce n'è nelle cose che ho scritto, in quel romanzo in versi in particolare, però sono più riferimenti alla vita nuova. Devo dire che da ragazzo mi aveva colpito di più la lettura della vita nuova, già ricordo al liceo, insomma, che della commedia. Non lo so perché, probabilmente c'era un elemento anche di così. Simpatia e di empatia giovanile, insomma, è un libro giovanile che forse parla di più a chi è giovane, no? No, non soltanto per l'argomento amoroso, naturalmente, ma anche per quell'atmosfera un po' svaporata, evanescente, onirica che è appunto la peculiarità della vita nuova, insomma. E in effetti, nel romanzo in verso, a un certo punto c'è un passaggio che fa così. È un caso incontrare Mara a quest'ora, passare per via come le donne schermo, le donne fatali, le donne fidanzate a manutentori di ascensori. Ovviamente riferimento al passare per via le donne schermo è chiaramente un rimando stilnovistico, dantesco nello specifico. Poi le donne diventano fidanzate a manutentori di ascensori come la protagonista femminile Mara, di cui... con cui ha un'amicizia, non si può neanche dire che sia innamorato, con cui ha un'amicizia il protagonista del libro. Laddove però questo climax discendente non è naturalmente un modo per fare il contropelo a Dante, ecco, ma è un modo per fare il contropelo semmai a un tempo in cui Dante non è più in un certo senso proponibile, in cui quel tipo di amore non è più proponibile. Quindi in realtà se c'è un obiettivo polemico è l'impoeticità del mondo di oggi, la prosaicità del mondo di oggi, insomma, la insensatezza del mondo di oggi, in cui un amore così assoluto, insomma, è così appunto astratto, svaporato, come quello della vita nuova, non sembra essere possibile. Tant'è che poi ci sono molti altri passaggi del romanzo in versi che semmai rimandano al Dante, esattamente agli antipodi di quello, cioè al Dante Petroso, insomma. Leggo magari un paio di passaggi che tengono quelle sonorità, in particolare magari ne leggo una sempre dal romanzo in versi, da Perciò veniamo bene nelle fotografie, che rileggendolo credo che qualche eco dantesco ce l'abbia, insomma. Ed ecco allora di getto per scuotere l'assedio di Mota ti schiocchi un indice e poi la caviglia e di seguito secco un gomito pressandoti il pugno sul petto e Teo che ribatte con le altre dita due scrocchi al collo e il polso a vortice e tu rispondi con la mandibola scocca e un salto sordo della rotula destra e via dicendo. C'è anche la Mota che forse a rileggerlo adesso rimanda di nuovo un po' di tratti infernali. Un altro passaggio molto bello di quell'intervento di Montale dice che la grandezza di Dante sta proprio nell'abbinare una grande concretezza del dato di partenza alla sostanza metafisica, allegorica, come diceva prima Maria Rita, del significato, insomma. È chiaro che nel romanzo in versi di questi due versanti, quello materico, concreto e quello invece allegorico, prevale sicuramente il primo, nel senso che è un poema pieno di oggetti. In questo senso è evidente che c'è stato Montale di mezzo, insomma, nel rapporto con Dante, sia forse dal punto di vista sonoro, ma anche in questo senso. Cioè il dominio degli oggetti e del paesaggio, insomma, che sono due presenze molto forti nel romanzo in versi. È effettivamente un libro pieno di cose, che sono in realtà più le cose del consumismo del mondo di oggi, insomma.
Però, come la Divina Commedia, è un libro pieno di cose, è un libro pieno di personaggi, è un libro pieno di riferimenti alla contemporaneità, è un libro pieno di toponomastica. Questa è una cosa su cui si riflette poco, ma effettivamente la Divina Commedia credo che sia uno dei libri della letteratura di ogni tempo che hanno più toponomastica, in cui si sente proprio la passione che aveva Dante per i nomi dei luoghi, che snocciola in continuazione ogni volta che può, insomma, con il suo gusto naturalmente per la perifrasi, per localizzare personaggi, ma sembra quasi una sua ossessione, no? Quella della toponomastica, e devo dire che mi sento parte di questa ossessione. Negli Stati Uniti ho passato 6 giorni in tutto, il primo posto in cui sono andato è un paese che si chiama Nothing in Arizona, niente. Mi andava di partire da lì. Sono sbarcato a Phoenix e sono andato il giorno dopo a Nothing. E si passa per Skull Valley, la valle del teschio. Io ero contentissimo solo perché ero lì. Poi ho fatto benzina a Baghdad, per me il viaggio in America poteva finire lì. Un altro è questo, secondo me, insomma, qualche cosa di dantesco ce lo potrebbe avere. E ovviamente anche l'esplosione di linguistica, insomma, ecco, ovviamente la Divina Commedia è un esempio in questo senso inimitabile, insomma, di plurilinguismo. Però anche, perciò veniamo bene, vuole coprire molta realtà anche da quel punto di vista, dal punto di vista linguistico-stilistico, quindi con scarti verso l'alto e scarti verso il basso. Insomma, ci sono molti turpiloqui, però ci sono anche riferimenti letterari, insomma. E qui è ovvio che conta però anche la tradizione crepuscolare. Per chiudere, due riflessioni. Una è riferita alla poesia, alla prosa, nel senso che io ho scritto appunto anche prosa, però non credo che Dante nella mia prosa sia entrato in nessun modo. Infatti sono interessato poi a quello che dirà Gabriele, insomma, perché ho notato che anche quando ho scritto dello stesso argomento, come ad esempio Marghera, in versi e in prosa, ho notato che in versi Dante è entrato, in un pezzo che ho scritto su un reportage in versi su Marghera. Dante è entrato con un riferimento a Caronte che a un certo punto inserisco, mentre nel romanzo di 250 pagine sullo stesso argomento Dante non c'è. Mentre il reportage in versi sono 200 versi soltanto. Insomma, il fatto che Marghera è innegabilmente un luogo dantesco, nel senso che lui mette l'arsenale di Venezia all'inizio del 21° canto dell'Inferno, ma se ci fosse stata Marghera nel 1200-300 sicuramente avrebbe messo Marghera, insomma. Marghera nasce nel 1917, quindi Dante non poteva citarla. Mi sembra interessante, insomma, il fatto che Dante inconsciamente, se salta fuori da qualche parte, salta fuori tra i versi, non nella prosa. Cioè, per me è per lo più un poeta, poi è ovvio che ha scritto anche prosa, però per me rimane più un poeta e salta fuori lì quando scrivo in versi. Per chiudere, per dire di come appunto nel mio caso Dante spunti fuori soprattutto quando non lo si cerca, ma affiora, insomma, nonostante i tentativi di eluderlo, leggo una poesia che scrisse nel 2014, dovrebbe essere inclusa nella prossima raccolta di versi che dovrebbe uscire per la nave di Teseo fra un po', non so esattamente quando. La poesia si chiama Sparire e dovrebbe teoricamente essere proprio la poesia conclusiva della raccolta. Capitava ogni tanto di sentire che qualche avvistamento c'era stato, più o meno remoto, ovviamente infondato. Inconsolabili fan o mitomani, colpiti da una forma di inquietudine non così diversa dalla sua. Poi, a un certo punto, più nulla. Nessuno, ormai da anni, comunica di aver visto il musicista scomparso. C'è dunque, a quanto pare, un momento in cui persino sparire finisce. È un istante a viversi impossibile, ma che vibrante si può immaginare, come l'acqua dietro alle navi che ritorna a essere mare. La poesia è ispirata a un musicista, per l'appunto l'ho citato nella seconda strofa di una band gallese, i Manic Street Preachers, un musicista che è scomparso nel 1995, non è stato più trovato, ed è stato dichiarato morto soltanto nel 2008.
nonostante in quei 13 anni ci siano stati numerosissimi avvistamenti. Ecco, i versi finale non mi ero reso conto che sono versi che riprendono Dante, come l'acqua dietro alle navi che ritorna a essere mare, è proprio una citazione dantesca, però involontaria, io appunto non me lo ricordavo. Quei versi li avevo letti al liceo e li avevo letti naturalmente all'università, e sono versi presenti in Paradiso 2. Voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vivesi qui, ma non sembiansa tollo, metter potete ben per l'alto sale vostro navigio, servando il mio solco dinanzi all'acqua che ritorna equale. È innegabile, insomma, che il ricordo involontario di questi versi ci fosse. Quando me ne sono accorto facendo quel canto, sfogliando il canto secondo del Paradiso, un canto che non si fa mai, insomma, è uno di quei canti dottrinali che si evitano accuratamente, si evita di propinare agli studenti, però sfogliando la mia edizione della Divina Commedia mi sono imbattuto in quei versi che invece avevo fatto al liceo da studente. E mi sono detto, oddio, ho copiato Dante. Non lo so che cosa provassi in quel momento quando me ne sono accorto, un po' di vergogna al contempo, forse un po' di orgoglio. Boh. Però ecco, poi mi sono chiesto perché, proprio in quel passaggio, e il perché, chiudo, è legato al motivo per cui ho scelto poi di leggere il quinto canto del Purgatorio. Perché quella poesia tratta di una persona che evidentemente è morta, ma non riusciva a morire. Ci ha messo 13 anni per riuscire a morire, per riuscire a essere dichiarata morta. In quei 13 anni, spesso era l'ordine della cronaca, perché qualche avvistamento appunto c'era stato di lui. E nel quinto canto del Purgatorio ci sono i morti di morte violenta, che è evidente che sono, essendo morti in modo brusco, improvviso, violento, sono ancora molto attaccati alla loro vita. No, è un canto del purgatorio, ma è un canto che sa di inferno, no? Scorre il sangue, c'è il fango, ci sono le fughe attraverso le paludi, il corpo che sgocciola sangue, è un canto molto infernale. E si vede che questi tre personaggi che incontra Dante sono ancora molto legati alla loro vita terrena. Ed è forse per questo, è un tema che ho sempre associato a Dante, questo, perché alla fine. Anche a scuola lo si incontra per la prima volta lì. Cioè, che cosa succede quando uno muore? Ce lo dice Dante, ci dà un'ipotesi, naturalmente, di che cosa succede quando uno muore, che è una cosa che un ragazzo si chiede: cosa succede quando si muore? Ed è un tema dantesco per forza, insomma. Chiudo con un riferimento a un libro molto dantesco, che è Lincoln nel Bardo di George Saunders. Che parla proprio del figlio di Lincoln che rimane intrappolato nel bardo, cioè in questa zona di mezzo tra la vita e la morte. Non riesce a morire, per l'appunto. E tutto il senso del libro è cercare di convincere il figlioletto, che è morto a 11 anni, insomma, di Abramo Lincoln, a morire, ad accettare che è morto. Questo libro è stato presentato a Firenze, insomma, per il premio Forrezzoli nel 2018. E incontrai Saunders e gli chiesi se c'entrava Dante, insomma, e lui mi rispose naturalmente di sì. Ci si sente molto purgatorio, insomma, in quel libro. E mi fece questa dedica che immagino non si vedrà, però fa un disegnino con scritto Dante Lives, che mi sembra scritto da George Saunders, molto significativo. Grazie. Mille grazie Francesco, mille grazie Rosaria di questi vostri interventi che stimolano moltissime riflessioni e così sollecitano anche domande. Io direi che forse a questo punto le domande le possiamo riservare a tutti e tre alla fine della presentazione anche di Gabriele Dadati Le letture invece del quinto del Purgatorio, di quello che ci proporrà Gabriele, le teniamo per chiusura del nostro incontro, così per incorniciare l'incontro in un abbraccio dantesco. E,
Quindi passerei adesso la parola a Gabriele Dalati che abbiamo invitato per questo straordinario romanzo che mi è capitato di leggere, Nella pietra e nel sangue, che è un romanzo e sono due romanzi nello stesso tempo. È un romanzo di tipo accademico ed è un romanzo storico, è un romanzo accademico nella tradizione appunto del romanzo di università in cui ci sono professori che vengono un po' presi in giro e così disvelati in tutta la loro meschinità umana, giovani studiosi, dottorati. Evidentemente la fase del dottorato, come tanti che sono qui adesso ad ascoltarci sanno, è una fase piuttosto complicata della vita, di soddisfazioni e gratificazioni, ma anche di sfide proprio pesanti, anche così da portare avanti. Quindi ci sono le peripezie di studio e di vita di questo giovane studioso che se ne sta fra la Sapienza, dove affronta una tesi dedicata, diciamo, a Boccaccio, ma poi su questo ci torno, e Piacenza, che è la sua città d'origine, dove lo reclama invece così Che succede? Mi sentite? Sì. Questa è la parte del romanzo accademico, poi c'è la parte del romanzo storico che è relativa alla vicenda così misteriosa, che suscita tanti interrogativi ancora e così coinvolgente del rapporto fra Pier delle Vigne e il suo signore Federico II. Pier delle Vigne o Pietro della Vigna, come ci spiega così alle volte un po' pedante Dario, protagonista della parte accademica del romanzo. Allora, perché Dante? Dante è implicato in tutte e due le vicende che si svolgono in parallelo, alternando appunto scorci di vita di Dario che procede nel suo lavoro e gli ultimi anni del rapporto fra Pietro della Vigna e Federico II, il grande imperatore di cui appunto tenne ambe le chiavi, il suicida della selva del tredicesimo dell'inferno. Allora, perché Dante? Perché appunto questo Pietro della Vigna è il personaggio dantesco ed è anche l'argomento di studio del giovane Dario, il quale studia Pietro della Vigna attraverso l'interpretazione che di quel canto ha dato Boccaccio nelle esposizioni alla Divina Commedia. Quindi c'è questo mix appunto di erudizione, di devozione da parte di Boccaccio nei confronti di Dante, che però è anche interpretazione, e di così, desiderio di scoprire, di seguire le tracce del giovane studioso e nel lasciarsi invece poi trasportare da questo clima anche un po' mistico, un po' esoterico che salta fuori in questa vicenda. Ho usato delle parole esagerando un po', però effettivamente la parte del romanzo storico è anche molto coinvolgente e crea più mistero di quanto in realtà ci aspetteremmo che ne sciogliesse. Devo dire, con un'esperienza anche con esperimenti di scrittura davvero, davvero molto riusciti. Ecco, io mi fermerei qui e darei subito la parola a Gabriele Dadati perché ci spieghi il suo rapporto con questo Dante, che in realtà, rispetto a quello che hanno detto i due che lo hanno preceduto, è un rapporto molto volontario, molto intenzionale, appunto su questo ha costruito per l'appunto il doppio romanzo. Grazie. Grazie per questo invito, grazie per questo incontro, grazie per l'attenzione anche di chi ci sta ascoltando.
come dire, ringraziare è la più bella attività che può fare un essere umano, è la più remunerativa dal punto di vista psicologico, quindi è bene metterla in testa sempre, a qualsiasi cosa si faccia. Stavo pensando prima, ascoltando Rosario Lorusso e Francesco Targetta, a un poeta del Novecento che per me, come lettore, è il più importante poeta del Novecento quantitativamente, nel senso che è il lettore che ho letto, riletto, riletto di continuo negli anni più di ogni altro, che è Giorgio Caproni, un poeta che voi sapete toscano, ma sepolto nella valle da cui vengo io, la Val Trebbia, la valle di Bobbio, no? Questa valle celebre del Piacentino dove si è ritrovato ad esempio il palinsesto della Repubblica di Cicerone, no? L'ultimissimo paese che si chiama Loco, no? Questo toponimo latino, oltre Ottone, appena prima che si sfoci in Liguria, questo piccolissimo cimitero, e lì è sepolto Giorgio Caproni. Io sono andato, devo dire, tante volte in pellegrinaggio, no? Tante volte in Alta Val Trebbia, come dire, nei momenti estivi di relax, a Ottone, in questo contesto paesaggistico molto bello, però quando potevo, anche rendendo omaggio a questo poeta, anche proprio andando sulla tomba, proprio perché sono tanti anni, fin dagli anni del superiore, che io leggo e rileggo molto questo poeta che diventa così terso, no? Comincia ad essere così atro e concettoso nel suo inizio del suo percorso poetico, e poi diventa così terso, insegnandoci con la sua parabola autoriale che esiste una possibilità di chiarezza che non è una sottrazione alla qualità di quello che si fa, che è una bella lezione, almeno per me. E si porta Dante, no? In questo, è molto evidente fin da alcuni suoi titoli. Quindi lo citavo, mi permettevo di citarlo, poi vengo a me, perché insomma, abbiamo parlato di poesia del Novecento e di sedimento dantesco, infernale, poi soprattutto nel caso di Caproni. Ecco, penso che Caproni sia un po' un nome importante in questo senso, e anche forse un poeta che ci riconcilia con la possibilità di leggere la poesia del Novecento, no? In maniera anche accogliente, di esserne accolti. Però vengo a me. E a questo romanzo che si chiama Nella pietra nel sangue, e comincio dalla scaturigine biografica che serve ancora una volta per dire grazie. Perché esiste questo romanzo dantesco? Esiste perché entro il perimetro di un'amicizia intellettuale, ma che è anche e soprattutto un'amicizia del cuore, un caro amico dantista che si chiama Luca Fiorentini. E quando dico caro amico, dico la cosa più tremenda di tutte, cioè è stato mio testimone di nozze, cioè quel tipo di amico, quello che ti accompagna anche quando fai le cose più tremende che puoi fare nella vita, come ad esempio sposarsi, ma lui è lì al tuo fianco. Ecco. Questo amico che oggi è alla Sapienza dopo aver fatto tappa, è piacentino come me, queste tappe sono state Pavia, come me, Roma, Napoli, poi Francia, Canada, adesso finalmente è ritornato alla Sapienza. Nel 2013, in una delle nostre interminabili telefonate o scambi di mail fluviali, condivise con me quello che credeva, anzi, quello che aveva capito lavorando sugli antichi commenti relativi al suicidio di Pier delle Vigne, sulla scorta anche ovviamente degli studi precedenti. E cioè che cosa stava dietro quel suicidio? Perché in effetti, no, Dante ce lo presenta come fatto arbusto in questa nuova selva, quella del XIII canto, no? Ha rigettato il dono del corpo come gli altri suicidi e non lo riottiene neanche nell'aldilà. Ma come avvenga questo suicidio e il perché avvenga? Dante non lo dice e, come dire, i commentatori si sono provati a raccontarlo fin dai primissimi, no? I due figli di Dante, Boccaccio ovviamente, benvenuto da Imola, che è l'autore maggiormente conosciuto da Luca, su cui ha pubblicato una monografia, secondo me, piuttosto bella e importante. Come si suicida quest'uomo, no? Le narrazioni sono tante, no? Forse affogandosi in questo rivo, cadendo da una mula, forse addirittura gettandosi dal palazzo
Capuano che ancora possedeva in un modo o nell'altro, ma insomma la narrazione prevalente, quella che vince su tutte, è quella proposta da Boccaccio, forse anche per l'estrema qualità con cui la racconta, essendo, no, in grado di raccontare con efficacia. E la storia è questa: Pier delle Vigne sarebbe stato portato per mano da un ragazzino, lui dice a Pisa, altri commentatori trovano un'altra localizzazione, ma insomma la scena resta la stessa, accecato, che era una delle pene combinategli da Federico, portato per mano in questa piazza, credeva di essere ben accolto perché pensava ancora a Pisa come una città imperiale, si rende conto dell'ostilità e quindi decide di farla finita e chiede a questo ragazzino dov'è la chiesa di San Paolo a Ripadarno, ricordava, no, di quella chiesa perché era già stato a Pisa in precedenza. Questo ragazzino lo drizza in direzione della chiesa e, come dice Boccaccio, a guisa d'un montone, quindi con la testa in avanti, correndo, Pier delle Vigne comincia a correre e si fracassa la testa contro la facciata della chiesa di San Paolo a Ripadarno. Questa è, nel commento di Boccaccio, la fine di Pier delle Vigne, e lo è poi anche nella versione finale di Benvenuto da Imola e in tanti altri, no? È convincente Boccaccio nel raccontarlo. Però ovviamente questo suicidio è un suicidio problematico, perché posto che il suicidio è sempre problematico perché è una eccezione della nostra capacità di salvaguardia della nostra vita, no? Della nostra resistenza nel mondo, ma certo suicidarsi col massimo del dolore e con il rischio anche di sopravvivere al proprio suicidio, agonizzando anche eventualmente, no? Un cranio che si fracassa, cosa può succedere? Beh, è una morte talmente spaventosa, talmente dolorosa, che il sospetto che venne a Luca sulla scorta di precedenti studi e che verificò, ecco, che fosse il tentativo di scappare di qualcosa di molto peggio. Non una stanchezza di vita, persa la ricchezza, perso il potere, accecato, eccetera, ma ecco, che cosa c'era che attendeva Pier delle Vigne di peggio di questo suicidio? Gli era davvero stata fatta salva la vita da Federico II? Forse no, forse non era solo stato accecato e scacciato da corte. E Luca condivise con me quell'intuizione e anche gli studi precedenti relativi alle tradizioni di punizione, diciamo, no? Basso medievale, ma che poi attraversano i secoli, e andando a vedere anche altre croniche, no? E intuendo anche il coinvolgimento dei pueri, ovviamente, in questo rito, in questa ritualità, che avrebbe evidentemente, come dire, come ci avrebbe poi insegnato, come ci ha insegnato Foucault, è il tipo di punizione che serve ad ammaestrare il popolo, no? La punizione sulla pubblica piazza, esemplare, dolorosissima, insegna che il Signore non lo si tradisce. Qualsiasi cosa sia stato questo tradimento, perché anche su questo, no, non possiamo dire tradì, no, in qualche modo passando la parte di Innocenzo IV, tradì nel denaro, tradì nelle carni, che tradimento fu? Dante per certo lo assolve, questa è l'unica cosa certezza. Da dove Dante tragga la certezza di questa innocenza? Certo gli permette di dire, tu che tornerai, no? Al di là di questi regni che stai attraversando, tornerai nella vita, dillo, ricordalo che io sono innocente, dillo ai viventi che io non ho tradito il mio Signore, no? Restaura la mia memoria. È uno degli incontri oltremondani, dei morti che consegnano un messaggio a Dante, non è l'unico, lo sappiamo, no? È un'occasione straordinaria quella del viaggio di Dante anche per loro. E quindi questo. Allora, gli elementi sono, li elenco velocissimamente e poi vengo a cosa me ne sono fatto io di questa materia, diciamo. Gli elementi sono, appunto, questo suicidio clamoroso. Cosa c'è alle spalle di questo suicidio? Cosa eventualmente c'è alle spalle di questo suicidio? Ma anche tutta una serie di elementi ideologici medievali. Ad esempio, perché questo suicidio non desta sospetto in Boccaccio? Perché Boccaccio racconta che si è suicidato così e non lo problematizza? A noi un suicidio del genere, per come l'ha raccontato, fa sobbalzare sulla sedia.
no? Se noi crediamo che quest'uomo sì, era stato condannato ma allontanato da corte, no? Pensiamo possa ben sopravvivere anche se cieco, eppure si suicida in maniera così atroce, per Boccaccio questo non è un problema, evidentemente, no? E perché non è un problema? Ma perché di fatto le caratteristiche che ha Pier delle Vigne sono tutte quelle che lui ben conosceva e che tutti gli uomini del Medioevo conoscevano di Sansone, no? Un giudice accecato, caduto in disgrazia, condotto per mano da un ragazzino che si provoca la morte nel provocare la morte ai filistei, che chiede dove può mettere le mani, dove sono le colonne, e fa crollare, no, l'edificio, cercando di uccidere insieme a sé quanti più nemici possibili. Quindi il fatto che questa narrazione riposi, e Boccaccio ne parla nel De Casevus, abbia tutti gli elementi della storia di Sansone, lo acquieta. Non solo chi è Pier delle Vigne, ma è un provinciale, sì, certo, figlio di un giurista, ma insomma veniva appunto da questa vigna, da questa, oggi diremmo questa frazione di Capua, da questo, no, posto, poi ha studiato a Bologna, c'era non certo un uomo che nasceva a corte, era qualcuno che ha fatto una parabola ascendente di potere, e nell'ideologia, no, anche di astronomia di Guido Bonatti ci dice, che poi lo mette in suo esempio, che chi si eleva non può che crollare. È normale che Pier delle Vigne vada a finire male, no? Niente di strano in questo. È talmente normale nell'ideologia dei commentatori questa fine, questa storia di Pier delle Vigne, è talmente normale che lui si sfracelli in qualche modo, che non viene problematizzata, e per secoli non viene problematizzata fino agli studi moderni, no? Questa vita. Quindi allora questi un po' sono gli elementi. Questa morte strana, cosa questa morte rappresenta, da cosa, da che la fuga da che cosa rappresenta, e anche una certa normalità con cui viene trattata questa morte nei commentatori, già negli antichi commenti, ecco, e poi in seguito. Ma non solo. Se questi sono degli elementi forti che hanno colpito la mia immaginazione, e che mi hanno convinto a provare una restituzione narrativa di questi elementi, il canto tredicesimo è anche una specie di, se ci pensate, stranissimo guscio vuoto, non so come dire, una specie di luogo del niente. In questo senso è pieno di niente questo canto, è un niente quello che aspetta questi specialissimi dannati dopo il giudizio universale. Soli fra tutti non riavranno il corpo, no? È una, come dire, una destino che li lascia a parte rispetto a tutti gli altri, no? Questi arbusti, neanche alberi, non hanno neanche la dignità di essere alberi ad alto fusto, saranno una specie di stendino su cui questa pellaccia, questa maledetta pellaccia che noi siamo, no, resterà in qualche modo appesa per sempre, senza quel ricongiungimento che in qualche modo agli altri è promesso. Anche questo è un inizio di un niente eterno. Un niente in fondo è il tradimento di Pier delle Vigne, non ne conosciamo le ragioni, non ne conosciamo le modalità. Un niente è l'intentamento di questo suicidio che fa sfuggire da quell'altro niente che era la pena, no? Ma soprattutto il niente più forte, il nulla più forte che c'è al centro di questo canto, è lo straordinario silenzio che Dante rivolge a Pier delle Vigne, no? Noi abbiamo ascoltato nella lettura di Rosario del Rosso il bellissimo canto del Purgatorio, no? Questo canto dei padri, dei maestri, no? Dante si trova al cospetto dei maestri, in quello come in altri casi, e commenta, dice: finché parleremo questo stesso volgare, le vostre opere, no, saranno ricordate e renderanno i manoscritti che le contengono oggetti di venerazione. Non proprio così, ma insomma questo è il concetto dei versi 112 in poi, no? Commenta l'opera. Nel caso di Pier delle Vigne, invece, Dante si trova di fronte a un... a uno dei maggiori poeti della generazione precedente, di due generazioni prima, cioè uno il cui percorso poetico gli ha reso lecito di essere il poeta che lui è. Cioè, senza la scuola siciliana, con tutta evidenza, Dante non potrebbe essere quello che è.
E dopo che Pier delle Vigne ha raccontato quel che doveva raccontare, Virgilio chiede a Dante, fagli una domanda, rivolgiti a lui. E commosso, Dante non lo fa. E questo silenzio è clamoroso, perché è chiaramente una, chiamiamola, grande occasione quella di rivolgersi a Pier delle Vigne, la possibilità di essere di fronte a uno dei principali poeti che hanno fondato la possibilità stessa di fare poesia in volgare. È una grande occasione, no? Il più grande prosatore in lingua latina del tardo medioevo, peraltro, il più grande dettatore. Ce ne sarebbe di che parlare, no? Dante non parla, forse commosso dal suo destino, ma forse anche commosso da se stesso, io penso ad alcuni commentatori. In fondo chi era quest'uomo, Pier delle Vigne, se non un poeta e un prosatore caduto in disgrazia poiché uomo politico? E chi era Dante, se non un poeta caduto in disgrazia poiché uomo politico? No? Scrive dall'esilio Dante, e forse si specchia in qualche modo, io penso, in Pier delle Vigne, e questo lo spaura. Lo spaura, forse in qualche modo anche lo disorienta, no? Dante si tiene ben stretto al suo essere poeta nell'esilio, tanto che trova una certa felicità intellettuale a Ravenna alla fine dei suoi anni. Per la prima volta c'è una specie di piccola scuola attorno a lui, no? In quegli ultimissimi anni, viene proprio riconosciuto come poeta, quindi questa cosa per lui biologicamente, biograficamente diventa importante. Ma questi sono tutti gli elementi. Voi dite, non fu solo quella telefonata, come dire, a mettermi di fronte, ma Luca, davvero amico, mi disse, ma se vuoi dare un'occhiata alle cose che sto leggendo io, ti mando qualche PDF. Arrivarono alcune centinaia di pagine, alcune facilmente leggibili perché erano in latino, alcune facilmente leggibili perché erano in volgare, alcune difficilmente leggibili perché erano in accademichese, che è una lingua molto difficile per noi che siamo al di fuori dell'università. È molto più facile leggere il latino che gli studi specialistici, no? Mi permetto di scherzare. Ma insomma, no, invece mi fornì molto, molto materiale e cominciai a leggere anche e soprattutto Pier delle Vigne, il Pier delle Vigne latino, che ho letto tutto. Tornai a leggere la scuola siciliana, tornai a leggere gli antichi commenti, tornai, no? Lessi quello che non conoscevo degli antichi commenti, lessi un po' di croniche, e di cronache medievali, e si formò in me una specie di bagaglio di suggestione straordinario, che è fatto di tutti questi elementi che vi ho detto, no? Capire perché quella violenza, cosa c'era a corte, cos'era quel mondo, qual era anche il rapporto non solo di potere ma intellettuale, no? Tra Pier delle Vigne e Federico II. E poi cominciò a lavorare in me la suggestione di poterlo restituire narrativamente. Io sono un autore ormai di romanzi storici, ne ho fatti tre, e io penso che noi autori di romanzi storici, a meno che non siamo interessati, una cosa che mi interessa poco, a fare romanzi in costume, cioè di prendere una trama qualsiasi e portarla in un luogo, in uno spazio, no? La storia di un tradimento, di un omicidio, la porto nel 200, la porto in Oriente, la porto dove voglio, ma una storia universale, che io penso che se noi facciamo romanzi storici dobbiamo in qualche modo restituire una specificità di quel luogo, di quel tempo, che è irriducibile ad altri luoghi, ad altri tempi. In qualche modo le trame che sviluppiamo dovrebbero essere sorgere dalle ideologie e dalle caratteristiche culturali che intercettiamo. E poi lavoriamo un po' come lavoravano un tempo i restauratori degli affreschi, prendiamo quello che c'è a parete ancora, mezzo volto, una mano, un animale, cerchiamo di dipingere quello che manca con un tono ribassato, cioè integriamo quello che i documenti ci consegnano senza manipolare, senza tradire, ma appunto integrando in maniera, secondo noi, coerente con l'invenzione, dove l'invenzione non pretende naturalmente di essere un'intuizione di quello che i documenti non dicono, ma di essere un buon luogo in cui le caratteristiche culturali di un luogo, di un tempo, esplodono. Detto tutto questo, quindi c'è stato il lavoro sulla... Ho studiato, ho cercato di... L'intuizione, come dire, la prima condivisione del 2013, il romanzo del 2020, quindi ci sono stati 7 anni da quella prima telefonata
al momento in cui ho ritenuto di non poterne più di quello che potevo, che stavo facendo, ho aperto le mani e ho lasciato che il file andasse in stampa. E quindi è stato un percorso anche molto bello, vicino e prossimo. Ha raccontato Natascia Tonelli che questo è un romanzo in 10 capitoli, 5 ambientati in un'estate dei nostri anni, evidentemente senza Covid, visto che le persone girano, non hanno problemi, e per metà è ambientato al Corte Federico II. In scena questo nei nostri anni c'è questo Dario Arata, che è appunto questo giovane dantista piacentino, ma di stanza alla Sapienza, dove sta facendo il terzo anno di dottorato. Il suo dottorato verte su Boccaccio, commentatore di Dante, diciamo, innamorato dantesco, ma in particolare deve parlare al suo primo convegno e appunto mettere a confronto queste diverse versioni degli antichi commenti relativi al suicidio di Piero delle Vigne, provare a trarne un senso, almeno a compiere una ricognizione significativa e sufficientemente esaustiva. E poi niente, tutte le volte che scopre qualcosa o sogna o si torna al Medioevo e i due piani si chiamano e si completano. Penso, l'ambizione era che non succedesse questo in maniera meccanica, cioè spero che non ci siano pagine in cui lui dice, prende in mano un libro e dice, ah ma guarda, allora Federico II faccia quella cosa lì, finisce il capitolo, si gira, si vede Federico II che fa quella cosa lì. Io spero che il romanzo non sia fatto così, perché sarebbe un fallimento totale e sarebbe un po' meccanico, ma spero che i due piani si chiamino l'un l'altro per suggestioni, per sovrapposizioni di forme. Ci sono dei montaggi nel romanzo che sono di tipo cinematografico. Voi ricordate ad esempio Psycho di Hitchcock? Ricordate questo occhio che si sovrappone al gorgo della doccia in una dissolvenza incrociata? Non so, ad esempio un treno che diventa in qualche modo la carovana di Federico II da un capitolo all'altro, una dissolvenza incrociata. Un'epoca può sognare l'altra e questo mantiene una dose di, spero, di in qualche modo di resistenza alla lettura completa del libro, una certa dose di mistero forte. È un libro che ha dentro due lingue, una lingua per i capitoli medievali in cui quello che ho cercato di avere è stata una sintassi che è in qualche modo desunta dalla prosa di Pier delle Vigne, che è stato il mio maestro, nella stessa maniera in cui lavorano gli imitatori o i mimi. L'ho letta, riletta, riletta e poi ho provato a fare, no? Come quando si imita qualcuno, provi a imitare, non so, Silvio Berlusconi, lo senti parlare qualche volta, poi provi a fare Silvio Berlusconi. Adesso. Lo dico perché oramai, come dire, siamo entrati in una zona di oltre, quindi forse si può citare adesso. Io ho fatto questo, ma ho cercato di farlo da un punto di vista soprattutto, ecco, secondo me sintattico, direi, e il mio maestro in questo è Pier delle Vigne in assoluto, più che Dante, più di chiunque altro. E poi certo, soprattutto da Pier delle Vigne ho cercato di riprendere una certa, come dire, raccogliere una certa messe di metafore, perché le metafore sono il modo di guardare il mondo. Federico II porta un elefante al cospetto a Padova, no? Di un pubblico popolare che lo attende a un discorso pubblico. Un elefante come viene percepito da un uomo che è nato, vissuto e morirà al massimo in una decina di chilometri di area, di cerchio, perché poi questo, a meno di un pellegrinaggio, è grosso modo il destino di un non soldato nel Medioevo, no? Di chi lavora la terra o di chi fa un mestiere di bottega, come fa a capirlo? Come fa a capire che è un animale? A cosa lo rassomiglia? Per questo c'è una folta messe di metafore naturali, proprio perché l'occhio per capire ha bisogno di riportare l'ignoto al noto, ed è per questo che poi in questa parte medievale, no, c'è tanta sintassi, ci sono tante metafore. La parte moderna, e mi avvio a concludere magari, anche se ho visto che chi mi ha preceduto è stato molto parco coi tempi rispetto alla scaletta che io ho
stampato e che ho puntato. E, essendo io molto verboso, sarei tentato di andare avanti fluvialmente, ma come dire, non vorrei essere... No, ma il tempo c'è. Siamo in anticipo, tranquillo. Vai. Tu potresti veramente pentirti di quello che mi hai appena detto. No, non esagerare. Però un pochino. E poi c'è, allora, questa è la prosa medievale, che non è una prosa dantesca. E poi arrivo a rispondere, mi è piaciuto molto ascoltare Francesco per tanti motivi, perché sento molto, molto vicino a tipi di intuizioni, ecco, anche di approccio alla materia. E poi dico dov'è Dante in quello che ho fatto io, perché sembra che Dante ci sia solo come materia, ma invece c'è anche come figuralità in qualche modo. Allora, la lingua medievale è stata fatta così, cercando di capire tante cose, capendo anche le scansioni temporali, per fare veramente cito una cosa quasi incitabile per il livello di popolarità, cioè il nome della rosa. Se voi andate a prendere la Noterella che Umberto Eco ha messo in calce all'edizione 2015, no, dopo 35 anni in cui il romanzo si ristampava per come è stato uscito nell'80, poco prima di morire, un po' prima di morire, Umberto Eco è intervenuto per la prima volta sulla lingua e su alcuni dettagli, e ci ha consegnato la sua versione definitiva. E in quella nota in cui racconta molto brevemente quali sono stati i lavori sul testo, dice: ecco, una delle cose che ho sbagliato è che mi era sfuggito il termine secondo. E certo, i secondi non esistono prima di un'invenzione dell'orologio, non sono una nozione che possa essere utilizzata per lo stare nel mondo se non si ha uno strumento di misurazione con la quale si ha una qualche familiarità. Chi come noi possiede il concetto di secondo e di minuto può incastrare i suoi impegni, chi ha l'energia elettrica evidentemente può contrastare la notte. È tutta un'altra cosa, è la vita di un uomo del Medioevo, in quanto non solo alla naturalità della sua giornata, ma anche all'approcciarsi agli, chiamiamoli, impegni che sono la sua giornata. È che io volevo, alla forza di leggere e rileggere Pier delle Vigne e gli altri medievali, ecco, provare a vedere se potevo, come narratore, in qualche modo farmi carico di una mentalità che non ha visto tutto grazie a un display, di un tempo della narrazione che non può essere millimetricamente incastrato un impegno con l'altro, perché non esiste una misurazione del tempo in senso moderno, e così via. E questo è il romanzo antico, diciamo, i cinque capitoli antichi. I cinque capitoli moderni sono i capitoli in cui Dario vive la sua vita in università, poi finirà anche al Collège de France, durante una vacanza rovinata a Parigi, in cui il suo relatore di tesi di dottorato lo, in qualche modo, lo manda di fronte a una specialista, eccetera. E lì c'è una lingua molto ripulita, anche molto, secondo me, divertente e ironica, perché Dario e Lucia, la sua fidanzata, costituiscono una coppia, quella che viene chiamata, è una coppia comica, come Stanley Ollio, cioè sono un iperpersonaggio, sono un personaggio ognuno dei due, ma insieme hanno delle dinamiche da personaggio collettivo che sono abbastanza standard, cioè lei arriva a capire le cose sempre un secondo prima di lui, come a volte è, come dire, delle donne rispetto agli uomini, soprattutto in giovane età. E quindi è molto divertente, perché lui è una mente squisitamente analitica, da filologo, prima di Natascia Tonelli diceva che è un po' pignolo, perché si attacca, ad esempio, la firma è Petrus de Vinea, quindi chiaramente Pietro della Vigna, no? È un filologo, è una mente analitica, si tiene a queste sue piccole certezze, no? Io sono un filologo di formazione pavese, e sappiamo che la filologia è anche quello strumento che serve a delimitare le incertezze. Noi siamo già contenti se siamo capaci di dire quella parte del testo è indecidibile, no? La tradizione non ci permette di sciogliere quell'enigma testuale, noi siamo già contenti così. A dare una misura discreta delle incertezze, Dario è così, lei è un pochettino più sveglia, poi fa la supplente a scuola in terza fascia, quindi è un po' più concreta, deve fare un trasloco, eccetera.
questa lingua ripulita, spiccia, veloce che c'è dentro, dentro la parte moderna è, da un punto di vista estetico, il tentativo di, da arredatore, diciamo, di mettere un mobile di maggiolini vicino a una cartel. Cioè, noi siamo abituati benissimo oramai che se abbiamo un bel tavolo antico di legno scolpito, possiamo mettere una seggiola di plastica trasparente di design vicino. L'errore estetico è di mettere cose simili, perché noi percepiamo che cose simili, se non proprio uguali, se non proprio accordate, sono, come si dice, una scarpa e una ciabatta, sono qualche cosa che non funziona tanto. Se devi fare due cose diverse vicino, che siano le più diverse possibili. Ecco perché ci sono proprio due lingue, che sono un mobile di maggiolini, uso i nomi che conosco, diciamo, non ho grandissima cultura di ebanisteria, e neanche di design, quindi la carta la conosciamo tutti, ecco. Quindi sono queste due cose qui, stanno insieme, si chiamano e insistono, e poi davvero da qui a tre minuti ho finito, e insistono su delle tematiche trasversali. Natascia Tonelli diceva, si parla di ambiente accademico, si parla di ambiente accademico anche come ambiente di potere, ma che potere è il potere accademico? È il potere dello scacchista, cioè quello che viene mostrato è la possibilità, no, di nei miei personaggi, nell'organizzazione di un convegno, nel muovere un fondo di ricerca, nella cooptazione di una nuova figura con un assegno, eccetera, è il muovere, diciamo, delle energie, delle controenergie fino a trovare un nuovo equilibrio, ecco, e questo è il potere non violento, è il potere della contrattazione, è il potere del muovere qualche cosa contro qualcos'altro per dimostrare fino a dove si può arrivare, ed è il potere in qualche modo di Federico II, che a differenza di suo nonno, Federico Barbarossa, che è stato un grande combattente, un grande stratega, il problema era lo stesso, cioè la Lega Lombarda lassù in alto, ma insomma questo era in grado, in campo aperto, di affrontarla. Federico II è un grande uomo della diplomazia, in fondo la crociata che vince riprende Gerusalemme per via diplomatica, per via culturale, no? Questo è interessante, quindi questa tematica del potere si rimbalza da una parte e dall'altra, e si parla, perché in fondo io penso che un buon romanzo sia qualche cosa in cui i temi riverberano a diversi livelli e hanno tante sfaccettature, no? Il tema del potere inteso anche come qualcosa che dà ordine al mondo, che dal caos porta al cosmos per il suo stesso esistere, che è una concezione medievale, no? Papato e impero, il sole e la luna nello stesso cielo. Noi siamo liberi perché siamo immersi nel potere, no? È proprio il contrario di quello oggi che pensiamo, in cui pensiamo di essere liberi perché infrangiamo le regole, no? E questo è un po' quello che faccio. Vi leggo e chiudo su questo, così dico quello che volevo dire a Francesco. Vi leggo la prima paginetta di questo romanzo. Siamo nel 1249 ed è notte. 1249, siamo proprio in limine della vita di Pietro e poi anche di Federico, no? Perché poi, tra l'altro, una delle cose clamorose è che se ci fu un tradimento, fu un tradimento quasi senile, no? In fondo la lunghezza della vita era in qualche modo già raggiunto, quasi ancora più strano un tradimento, no? Da ipotizzare. Infine i tronchi furono meno folti e i due uomini si ritrovarono in una piccola radura. Lì il terreno argilloso aveva impedito alle roverelle di prosperare. Dal fango si alzavano dapprima sparuti ciuffi d'erba fradicia, e poi nemmeno quelli, ed era più facile scivolare che procedere spediti. Fu come uscire da un ventre squarciato. Il bosco, alle loro spalle, era una vacca stesa sul fianco. Avevano camminato in silenzio nel buio dei suoi visceri, facendosi largo con le mani, e ora, finalmente, ne erano fuori. Si fermarono a rifiatare.
l'alba era ancora lontana. Per quanto ormai liberati dal ventreflosso della vacca, anche in quella radura i loro occhi sarebbero stati ciechi senza la piccola torcia che Federico stringeva nella destra. Il fuoco scovava nel buio il suo volto magro di eterno ragazzino. Eppure il corpo conosceva ormai il divenire di mezzo secolo di vita. La barba densa di Pietro, la sua faccia lunga come una porta e spessa come un torrione, sembravano invece appartenere a un vecchio. Eppure i due erano pressoché coetanei. In questa primissima scena ci sono Pier delle Vigne e Federico II che stanno cercando una beccaccia battuta con una freccia in una caccia notturna e sono proprio in una selva, inevitabilmente, dove non c'è niente di dantesco quanto alla lingua, ma è proprio una selva iniziale e non è un caso che sia lì. Allora in questo, come in altri luoghi del romanzo, ci sono delle figure, dei topos, che sono danteschi, dal Dante della Commedia evidentemente, per quanto mi servivano. Però poi, siccome è tutto fuori controllo, Dante ad esempio in questo brano incontra Proust per me, perché il brano comincia con infine i tronchi furono meno folti. Come comincia la recherche? Longtemps je me suis couché de bonheur, no? A lungo, per molto tempo, sono andato a letto presto. In quella forma verbiale c'è dentro la parola tempo, cioè il tema del romanzo. Infine i tronchi furono meno folti. In questo avverbio, infine, c'è dentro la parola fine, che è il tema del mio romanzo, che è una lunga narrazione di una fine e che io mi permetto di esplicitare sulle spalle giocando con Proust. E con la parola infine cominciava anche L'ultima notte di Antonio Canova, il mio romanzo precedente, che è l'altra storia di una fine. Tutto questo per dire che io non lo so, non so niente di come funziona, ma so che poi tutto esce in qualche modo a seconda della bisogna. E forse come narratore sono un po' meno, forse un po' meno consapevole di voi, e forse un po' meno costretto, non avendo una misura della metrica o di una cadenza di accenti che può anche non essere poi formalizzata, ma che evidentemente agisce, no? Però ecco, le cose poi tornano. Ecco, grazie. Rosaria, vorresti dire il tuo minimo intervento? Lo vorresti fare adesso? Sì, perché no, ero rimasta molto colpita dall'osservazione di Gabriele Dadati sul niente del tredicesimo, no? Che è vera, cioè c'è questo sgomento profondo dell'annullamento, più che del niente, della nientificazione. Però Dante lì c'ha un modo simile a quello che è stato il mio, per quello che lo dico, anche se essendo la prima a intervenire ho osato poco, probabilmente, cioè lo imita. In medias res, con gli equivoci, credio, che credete, che credesse, cioè non lo interroga, lo incornicia nella memoria, insomma lo letteraturizza, no? Facendone un esempio di Polidoro, un esempio, oltre che poeta, un esempio di citazione poematica, però come maestro lo riconosce usando ben due volte lo stilema di Pier delle Vigne, cioè gli equivoci, l'ornato latino, che quel canto è uno di quelli che io, avendo sempre recitato Dante, tuttora in molte occasioni è uno dei miei cavalli di battaglia, perché è davvero un concerto di petrosità e di onomatopea, dove la commozione tipica dantesca, il suo avere paura e al contempo essere rapito passionalmente dai suoi personaggi, si manifesta linguisticamente in una maniera portentosa. Portentosa, cioè il tredicesimo è petroso quanto poi saranno i canti finali, no? Penso alla Ghiaccia di Cocito, è solo laggiù che si ritrova la stessa durezza disperata, però questa durezza è anche omaggio negli equivoci, cioè
date l'uscita, non so se l'ha fatto inconsciamente, come è avvenuta la mia sintonizzazione, però ecco, è un misto di volontà e non volontà, di volontà e di presa rapida, no? Come quando i ladri si metamorfizzano tra di loro, cioè c'è un acchiappo proprio, no? In cui la lingua del ricevente acchiappa la lingua del ricevuto e lì avviene la congiunzione perversa o mirifica. Ecco, questo è sicuramente, per quanto mi riguarda, un continuum, cioè con Commedia, con lo dittatore, ho fatto un lavoro che oggi sento appunto tardo novecentesco e quindi mi crea anche qualche imbarazzo a parlarne, a differenza di voi nati negli anni Ottanta, perché mi sembra di non essere contemporanea in quella fase lì. Però quello che invece è sempre accaduto è che Dante continua a essere una voce che suona tutto lo spartito della lingua italiana, in quello davvero imprescindibile per chiunque voglia scrivere in italiano. Appunto qui mi attacco a quello che diceva Francesco Targhetta, anch'io sono interessata a quello che si scrive in italiano, perché si mangia la nostra lingua, si ha da dire qualcosa nella nostra lingua, e questo lo trovo molto onesto, tra l'altro, a livello proprio di pratica artistica, letteraria. E mangiare la lingua di Dante vuol dire mangiare l'italiano. Non è, secondo me non sarebbe, ecco, faccio una battutaccia per concludere, non dovrebbe essere permesso di scrivere a chi non ha letto Dante e poi Petrarca e poi Boccaccio. Naturalmente è un paradosso, per dire però che altrimenti si rischia di scrivere una lingua di superficie che non ha letterarietà. E questo è un argomento oggi interessante anche alla luce di questo bellissimo saggio che sto leggendo con molta passione, Walter City, no? Questo uscito ora, Contro l'impegno, mi sembra importantissimo. Infatti sono ben felice di sapere, così come voi costruite i vostri romanzi senza basarvi appunto su un frammentarismo, una lingua di pura utilizzo manipolatorio del lettore. Ecco, questo mi interessa, perché questo era quello che noi vecchietti novecenteschi volevamo ancora fare, quello che oggi nella letteratura non si vede più e che invece, secondo me, dà spessore e dà anche autorizzazione, che è qualcosa che io ho faticato molto a darmi come donna e come persona con una sua storia anche familiare, che faceva fatica, insomma, a darmi un avvio per essere un artista nella vita. E oggi è così facile, no? Così estemporaneo, non va bene. Siccome l'ha detto Walter City, ribadisco io. Il mio intervento deve essere breve, mi scuso, mi taccio. Aggiungo un secondo, che sono molto d'accordo con quello che ha detto Rosaria. Mi fa molto piacere che anche l'intervento di Gabriele sia partito da Caproni. Si faceva prima riferimento, lo faceva anche Rosaria, alle scuole di scrittura. Io so che molti poeti leggono e frequentano anche scrivendo prosa. Negli ultimi anni sono usciti moltissimi romanzi in prosa di poeti, o romanzi in prosa o libri di racconti. Recentemente Massimo Gezzi, l'anno scorso Valentina Maini, Andrea Donaera, Alberto Cellotto, ce ne sono tanti. Di poeti che provano anche la prosa, ma perché? Perché la leggono costantemente, insomma. Mi sembra invece che l'inverso, come diceva Rosaria, sia meno frequente, e invece ci si perde molto, insomma, il prosatore che non legge la poesia, il narratore che non legge la poesia, si perde tantissimo, si perde essenzialmente la cura verso il dettaglio, la singola parola. Quindi nelle scuole di scrittura creativa, in prosa, bisognerebbe far leggere molta di più poesia. I presenti, se vogliono, possono intervenire. Emma, sei comparsa perché vuoi intervenire tu? O... Sì, grazie. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti e tre per i bellissimi interventi, anche in dialogo e molto diversi
tra loro che ci danno tre prospettive diverse. Mi hanno molto colpito le letture di Rosaria Lorusso, e a lei volevo chiedere qualcosa in più, anche se il tema di questa giornata naturalmente dantesco, però qualcosa in più su Amelia Rosselli, che è stata citata la Libellula all'inizio di questo incontro, che per molti versi ci riporta a Dante, però più in generale Amelia Rosselli ha molto a che fare ovviamente con l'opera di Rosaria Lorusso e certamente ascoltando le sue letture di oggi viene in mente la Libellula, ma forse ancora anche o ancora di più la serie ospedaliera e Variazioni belliche. E proprio da Variazioni belliche mi è tornato in mente quel saggio sugli spazi metrici che pubblicò Pasolini sul Menabòi, che poi entrò appunto in Variazioni belliche, che secondo me ha molto a che fare con l'operazione poetica di Rosaria Lorusso, nel senso appunto di trovare uno spazio metrico nel tempo e nello spazio, che da una parte è di grande libertà, come è grande la libertà all'interno di Libellula, ma d'altro canto è anche la ricerca di una formalizzazione di un lavoro, una formalizzazione che ha a che fare con la musica, con il suono, con una ricerca appunto molto formalizzata. Di uno spazio metrico definito. Quindi no, non è una vera e propria domanda, però visto che si è parlato di Amelia Rosselli, ecco, chiederei a Rosaria Lorusso qualche ulteriore riflessione sulla Rosselli, anche volendo il rapporto con Dante, se crede. Sì, ti Grazie. ringrazio moltissimo della domanda perché appunto è assolutamente pertinente. Del resto, in questo libro che ha fatto vedere prima anche Natascia e che mi permetto di segnalare perché sono in una, diciamo, in una stanza di studiosi e quindi penso che possa essere interessante. C'è un intero saggio su Amelia Rosselli che si intitola I Santi Padri e la figlia del cuore devastato, dove analizzo la Libellula per intero, e bisogna comunque sempre anche che io sottolinei che qualche anno fa, quando c'è stato il decennale della morte della Rosselli, ho fatto un libro con Cortellessa, cioè lui curava i saggi e già c'era questo saggio dentro. Dove io però ho fatto anche una versione integrale della Libellula, il libro si intitola La furia dei venti contrari, un libro che oggi si trova solo su eBay, dove c'è sia un bellissimo documentario mio di Stella Savino, che è una documentarista, più la Libellula in versione integrale, cioè io lì cosa ho Io fatto? intervengo, scusami un attimo, solo per dire che è stato proiettato nella del rettorato qui a Siena, no? Sì, è vero, è vero, è vero, sì, dove tra l'altro feci la lettura che è nel CD, perché ero col pianista Andrea Lulli nella sala dedicata tra l'altro a Carlo Rosselli. Ecco, questo per dire che comunque se la Rosselli indirizza, dice che immagina una folla, mentre scrive la Libellula immagina una folla. Ecco, recupera il valore il valore arcaico del poema. E quello l'ho fatto con Commedia. Insomma, il rapporto fra me e la Libellula, come libella, come vita nuova della scrittura delle donne, è importantissimo. Tra l'altro, purtroppo per ragioni cronologiche, mi tocca oggi dire che io sono bene che mi vada, se i critici sono benevoli, mi diranno epigona di Amelia Rosselli, però. La cosa incredibile è che quando io ho scritto Commedia, io non avevo ancora studiato la Rosselli, ma proprio non l'avevo letta. Mentre poi, quando ho affrontato la Libellula con un'adesione totale, perché ho portato in giro quel reading per molti anni e comunque è un altro dei miei cavalli di battaglia insieme a Dante, e lì il lavoro era lo stesso. Abbiamo fatto la stessa cosa, prendetelo con
non come mia presunzione, cioè, come ha detto poi Niva Lorenzini in un suo bellissimo saggio sulla Libellula, quello che lei fa riguardo alla lingua dei Santi Padri, che dentro la Libellula sono Dante, Montale e Campana, ma anche molti altri che hanno un ruolo minore, ma ce l'hanno, la santità dei Santi Padri, cioè questo linguaggio, lei desemantizza, risemantizza e ricolloca, che è esattamente quello che ho fatto in commedia. E non l'ho fatto avendo come modello Variazioni belliche, perché in realtà i miei modelli di allora erano altri. Il già citato Pagliarani, avevo lavorato ovviamente moltissimo su Caproni, ma era un linguaggio originale. Infatti io non credo che abbia una ritmica da spazi metrici, tutt'altro, anzi, e qui il discorso sarebbe molto lungo, perché gli spazi metrici li ha definiti benissimo Florinda Fusco, sono un quadrato dodecafonico al cui interno avvengono dei meccanismi molto particolari di anadiplosi. L'anadiplosi c'è nella mia poetica, ma non nella poetica degli angoli della bocca. C'è in sequenza orante, che è un'altra faccenda, sempre nel libro commedia, e appunto il discorso si farebbe molto lungo. Io preferisco andare così per summa capita e poi se rimane il tempo specifico. Quindi Rosselli è diciamo il gigante che mi precede, che si prende tra l'altro sulle spalle tutti i Santi Padri possibili, e questo è il rapporto di incesto con la loro lingua. Cioè, il discorso che è avvenuto è stato questo: la Rosselli l'ha fatto nel 58, io l'ho fatto alla fine degli anni 80, primi anni 90, senza sapere che lei l'aveva già fatto. In maniera del tutto diversa, infatti non si assomigliano in realtà alle scritture, però poi come critica e come performer l'opera della Rosselli l'ho attraversata con una empatia, una consapevolezza fortissima. Ad esempio, io ho usato Li Qing senza sapere che lei usava Li Qing. Conosco così bene Li Qing che io potrei dire tutte le volte che Amelia Rosselli usa Li Qing, poi mi fa fatica farlo, prima o poi qualcuno dovrebbe anche fare, perché lo utilizza a manetta, però, cioè in continuazione, in maniera anche lì desemantizzata e risemantizzata. Quindi è qualcosa di più abissale, no, rispetto a quello che però giustamente hai osservato tu come studiosa. Cioè è uguale il meccanismo inconscio. Amelia Rosselli decide di scrivere in italiano recuperando il proprio padre Carlo Rosselli, perso a 7 anni, leggendo i suoi libri in biblioteca. Quando io ho incontrato Dante da bambina, da ragazza, io mi sono innamorata di Dante, cioè io sono innamorata di Dorante Alighieri, cioè è uno degli amori degli uomini di cui io sono più innamorata. Dice, tu sei pazza, sì, infatti era pazza anche la Rosselli. Cosa vuol dire essere pazzo? No? Perché le poetesse sono pazze? Perché sono state suicide? Che tipo cioè di corpo si mette in gioco? Il corpo del poema è il corpo vero, il corpo costituente, e Dante era così. Dell'Eneide dico, la qual mamma fumi nutrice, si sbraca Dante, cioè Dante è figlio dei poemi, è figlio della lingua. La Rosselli è figlia dei poemi, figlia della lingua, io sono figlia dei poemi, figlia della lingua, non di una donna e un uomo, ma di un uomo ideale, e questo ha una valenza storica, storica. Cioè c'è una svolta storica nella letteratura non italiana, qui mi tocca dire mondiale, perché Amelia Rosselli tratta tematiche che dopo verranno trattate da Sylvia Plath e Dan Sexton. Nel saggio citato non parlo solo di Amelia Rosselli, parlo anche di loro, cioè delle tematiche di rapporto col padre che diventano costitutive di una rivoluzione epistemologica prima della quale le scrittrici
non sono state libere di fare un certo discorso. Questo naturalmente nel canone occidentale, non ho idea di cosa abbiano fatto in Cina o in Giappone, e oggi ovviamente si parla in termini globali, quindi il mio discorso è molto relativo. Però relativamente alla cultura europea e anche nordamericana, questo processo di incesto con la lingua paterna è fortissimo e molto importante. Ad esempio dici, ma Amelia Rosselli scrive in inglese un libro come l'inglese era lingua sua madre per parte di Marion Cave, sua madre. No, scrive un libro in inglese elisabettiano, cioè di nuovo in una lingua dei padri letterari. È totalmente lontana dalla lingua madre. La lingua madre può essere solo la lingua madre del padre. Quindi, ecco, e poi l'esordio della Libellula, nella sua enorme ambiguità e incomprensibilità, però è totale. La santità dei santi padri è un prodotto sì cangiante, cioè così tanto enorme e onnicomprensivo, che ho deciso di... E lì nasce proprio al mondo la voce di Amelia Rosselli, è vegetativa. Quello che cercavo di dire prima, i primi testi degli angoli della bocca si intitolano sempre vegetativa, parlano della nascita dell'anima vegetativa, cioè della base proprio epistemologica del poetare. Quindi la questione è, mi sembra, di importanza non solo valida per me, non solo valida per Amelia Rosselli, e tra l'altro nasce indipendentemente perché è Amelia Rosselli traduceva benissimo Laplace, ma Laplace non conosceva Amelia Rosselli. La Sexton leggeva Laplace, ma non Amelia Rosselli. Ma Amelia Rosselli ha scritto prima di loro certe cose. Amelia Rosselli, che era una che era comunque l'Europa, che leggeva, ha scelto l'italiano, ma era perfettamente francofona e anglofona, e leggeva in francese e in inglese. Quindi la cosa ha un'importanza, a questo tipo di estensione riguarda la lingua e la tematica fondativa di una scrittura femminile, che non c'entra niente col femminismo e i suoi miti un po' goffi del materno, che come sappiamo appunto sono demagogici, sono politici e non sono filologici. Invece questo è un discorso che appunto ha una sua tenuta forte filologica. Non posso altro che rimandare a questo libro di saggi per chi volesse approfondire di più, non è questa la sede. Comunque grazie per la domanda, perché appunto è il contesto esatto in cui si deve collocare questo processo. Grazie, grazie mille. Io una domanda ce l'ho, ringrazio Gabriele Dadati intanto per il suo bell'intervento. Volevo capire una questione relativa a questa lingua, no? Perché poi hai aperto una parentesi sulla lingua dicendo il Dante che c'è dentro è il Dante di cui avevo bisogno, diciamo i prelevamenti, detto con termine bancario, dal Dante sono stati funzionali alla scrittura, alla descrizione, se vogliamo, di quello che dovevi descrivere. Ho capito male, cioè, minimi necessari alla descrizione. Però quando appunto ho letto l'inizio di questo capitolo, no, a un certo punto la descrizione dei due che sono nella selva, è di questo tipo: il bosco scricchiolava attorno a loro come se si dovesse assestare. Tra uno schiocco e l'altro di rami e cortecce si distendeva un manto di suoni liquidi. Chissà che tra quei frusci ce ne fossero anche di serpi che si facevano strada tra una radice e l'altra. Mentre io leggevo ho detto, ora, chissà che lettore pensa, perché, a che tipo di lettore sta pensando, perché, allora, se non avessi citato Eco e il nome della rosa non ti avrei fatto la domanda, perché probabilmente è troppo ingenua. Però allo stesso tempo penso che una descrizione del genere supponga un lettore stratificato, perché io qua ci ho visto un sacco di parole rima che sono nel tredicesimo. Infatti poi sono andata a vederlo e ho detto no, anche la serpe messa qui, che c'entra o non c'entra, comunque evocata anche per il suo mero valore fonico, è chiaro che un lettore che non ha presente il canto
non fa l'analogia, è che un lettore che ha presente il canto, per quanto sia uno dei canti più inflazionati, quindi magari la quantità di persone che leggono e colgono l'allusione è alta, però tuttavia c'è. Quindi ti volevo chiedere, appunto, se mi facessi qualche altro piccolo chiarimento su questa lingua qua a livello descrittivo, se è un ammiccamento voluto, se è un ammiccamento casuale, quindi se è una sovrainterpretazione di chi magari legge troppo medioevo o se effettivamente è voluta, è intenzionale. Grazie. Allora, dirò qualche cosa di letterario e qualche cosa di patologico, perché questi due aspetti nella mia vita sono, come dire, strettamente intrecciati. Allora, io prima, parlando, diciamo, in qualche modo suggestionato da Francesco, ho parlato di una figuralità che, o di topos che io cerco di riprendere da Dante, no? Ci sono questi due uomini, in fondo, che sono in una selva, in una prima scena, no? Questo è talmente smaccato che non c'è bisogno di giustificarlo. E cerco di fare questo, ho cercato di fare questo non come un omaggio o con una qualche forma di esibizione, ma se e quando mi serviva. Perché c'è questa selva, perché ci sono questi due corpi che emergono dal buio? Per un motivo molto, molto, per me molto chiaro, c'è il tentativo di farli vedere appunto come corpi, come personaggi, dilavando da loro la mitologia. Cioè, se io dico Federico II, se lo metto in scena, chi legge non può che pensare a tutto quello che sa di Federico II, no? Se invece io lo faccio uscire dal buio di una selva, nell'intimità con Pietro, ecco, ci sono Federico e Pietro, due corpi, e quindi è teatro, no? In qualche modo, e quindi il Dante che ho usato è un omaggio, ma è un omaggio che mi serve a fare una cosa ben precisa, cioè staccare il portato culturato da quelle, culturale da quelle due figure, perché diventino davvero dei personaggi, perché ho bisogno che i miei personaggi siano proprio dei personaggi, vengano percepiti come, con tutte le virgolette del caso attorno, veri, no? Come agenti nel corpo. E Dante per me c'è molto in quello, ma c'è anche, tu dici giustamente, nella lingua, c'è tanto Dante in quello che hai letto, ma ci sono anche tante altre cose. Io prima dicevo di quel infine, che se non dicessi io che è Proust, e lo è intenzionalmente, non lo si direbbe, e anche poi un richiamo al mio romanzo precedente, ci sono tante altre cose. E qui arrivo alla patologia, e cioè come faccio io a scrivere un romanzo. In questi 7 anni, come dire, io ho ispirato molto ed espirato in fretta, nel senso che io ho studiato molto, tutte le volte che scrivo un romanzo, io lo faccio avendo sul mio computer una cartella di lavoro piena di sottocartelli, in cui ogni sottocartella è dedicato a un capitolo, dove c'è una scaletta minuziosissima, i documenti che mi servono, filmati, appunti, registrazioni, opere d'arte, in modo da rendermi autosufficiente nel momento della scrittura e non avere incertezze. Certo, poi la progettazione può essere fallata, poi nel momento dell'esecuzione ci si rende conto che qualche cosa si è tralasciato, questo è naturale, ma io arrivo con un progetto molto molto preciso, in modo da mettermi in grado di scrivere e di raccontare la mia storia come colui che, avendo visto un film, lo racconta a un amico. Cioè, se la mia immaginazione è sufficientemente meticolosa, ben ripercorsa nei suoi dettagli, eccetera, per me è come aver già letto, ho già visto questa storia, e si tratta solo, in fondo, no, di scriverla, che almeno, no, quando è tutto molto chiaro, nessuno di noi ha problemi a raccontare a un amico un film che ha visto, l'ha visto, io mi metto in quelle condizioni. Per questo io magari studio 6 o 7 anni per fare un libro, lo scrivo in 2 settimane, ma quando dico 2 settimane non dico poco, dico che questo libro è stato scritto in 15 o 16 giorni. 300 pagine, dopodiché è stato riscritto 13 volte dall'inizio alla fine, perché la lingua funzionasse davvero. Ma per stare dentro all'immaginazione in maniera molto fondata, io mi sveglio, prendo quelle 2 settimane, che possono essere mezzo all'estate, ho bisogno di scansare tutte le altre cose che faccio e garantirmele, io mi sveglio alle 4:30, 5 del mattino, mi metto al computer, scrivo fino alle 7 di sera, completamente fuori da tutto,
e arrivo alla patologia, lo faccio anche se sono da solo, anzi quasi sempre sono da solo quando lo faccio, adesso vabbè, mi sono sposato da poco e... no, ho scritto un romanzo dopo che si è sposati, quindi no, in realtà ho fatto già questa esperienza, però precedentemente riuscivo a essere proprio da solo in casa, e anche in quel caso io lavoro avendo una insonorizzazione. Insonorizzazione dico che proprio lavoro con i tappi nelle orecchie, in modo da essere in quella roba lì della scrittura, in un silenzio, una specie di camera anecoica fatta però comprando dei tappi da 3,90 € in farmacia, quindi sono proprio professionalistica, no? In cui io sono in quella roba lì. E la lingua che c'è dentro, in quelle giornate, nella mia testa, che si sviluppa davvero patologicamente, deve essere veramente mai inquinata dall'aver letto un titolo della Gazzetta dello Sport in pausa pranzo. Non so come dire. Io mi sveglio, esco dal buio della notte, arrivo di fronte all'atto della scrittura isolato, no? Come se fossi veramente tappato, faccio quella roba lì per ore e basta, poi esausto, se vado a letto per alcuni giorni, stando tutto nell'immaginazione, anche perché quelle cose che vengono decise lì per lì, Francesco anche romanziere, scrive prosa e lo sa, ci sono alcune, è pieno di dettagli che decidi lì per lì, un colore di una maglietta, un giorno di chiusura di un ristorante. E però certo queste cose non devono entrare in contraddizione di idee a 300 pagine, anche minimissime, no? E quindi tanto più le decisioni prese lì per lì, cioè tanto più è breve l'atto della scrittura, tanto più resti. Ma cosa faccio fuori da quelle ore, nelle settimane prima? Io leggo i miei autori. Cioè prima di scrivere Dante, Pier delle Vigne, nelle settimane prima non ho un libro di relax, o anche non di relax, un'altra cosa che leggo. Arrivo a quell'atto di scrittura tutto lì, ma come quando ho scritto sul Canova, ero tutto lì, ero sugli autori neoclassici ed ero pieno di Canova. Sul Klimt, io sono arrivato a scrivere Klimt leggendo solo Stefan Zweig prima, o gli autori comunque viennesi di quel momento lì, ma tanto, tutto, leggendo anche i diari, le lettere, leggendo anche un po' Klimt, che è uno che scrive poco, corrispondenza privata, ma non ha un diario suo, non scrive teoria, no? Per provare a essere in quella Mitteleuropa lì. Ecco, allora forse sì, a forza di leggere, no? E poi di fare questo atto di scrittura tappato in maniera come una, no? Una specie di palla fatta di scrittura, le parole vanno. Però mi piace anche, e chiudo, che siano un po' fuori controllo, cioè sono più contento se le vedono gli altri le parole che sono uscite, mi dicono queste sono parole a rima così, mi inibirebbe anche cercarla la parola, cioè deve essere proprio una roba che funziona, che passa attraverso di me come passa attraverso un attore, un mimo, in fondo noi facciamo un mestiere, noi che raccontiamo storie, noi scrittori, che è un mestiere artigianale, che ha una parte di progettazione, ma poi una parte di esecuzione, in cui tu devi essere in quella cosa lì, ma vai quando ci sei dentro. No? Io progetto di costruire un comodino, tutte le mie belle misure così, ma quando poi prendo in mano il legno e taglio, sego, incollo, mollo, eccetera, sono lì fisicamente in quella roba lì. Ho interiorizzato in qualche modo il progetto, quella cosa lì, ma poi esce, ed esce anche una cosa che io non controllo, ecco, credo. Ed è molto bello, e qui veramente chiudo sulla patologia, perché se poi ti fermi e torni dietro, forse poi vedi le tue ossessioni. Forse quello che non è davvero controllato, quelle spie linguistiche, non solo, no? Ti dicono forse anche un po' chi sei, che tipo di lettore pensavo. Beh, insomma, è un lettore che ama i videogiochi. Voglio dire, è un lettore che viene chiamato a una interattività con questo testo, non è certo il testo che va dall'inizio alla fine seducendoti in maniera struggente con una bella storia d'amore, triste, infelice, ma lo godi se stai a saltare con me da un piano dall'altro, se vedi gli echi, eccetera. È un testo che ambisce a essere una specie di abbiamo detto il nome della rosa, c'è un altro romanzo che è Pendolo di Foucault, che è tutto documenti, no? È un'intersezione fra questi due romanzi, e non a caso sono romanzi che si ambientano uno primo, uno dopo Federico II, no, Baudolino prima, scusate, prima Il nome della rosa, dopo, ma siamo in quei dintorni lì, no?
e lì sta in mezzo, ovviamente prendo il Foucault no, perché romanzo novecentesco come ambientazione, però ecco l'ambizione era prendere in mezzo quei due romanzi lì, Il nome della rosa e Pendolo di Foucault, e vedere se si poteva fare. Non sembra, guardato in faccia, non sembra uno che fa tutte queste cose qui, invece le faccio. Basta. Gabriele, tu fingi di fare tutto inconsapevolmente, ma ci sono pagine e pagine sulla teoria dell'imitazione scritte da prima da Seneca, poi da Petrarca, eccetera, che ci portano verso il tuo modo di scrivere, come ce lo hai descritto. D'altra parte, uno che legge le prime pagine e vede quando appunto viene fuori la parola tradimento fra i due, no? In questa intimità del bosco lungo il fiume e Pietro si sguscia gli occhi da solo e escono lacrime e sangue, e non può non pensare alla voce, al sangue che esce insieme dallo sterpo spezzato da Dante nella serva di suicidi. Insomma, ci stai un po' prendendo in giro e ti stai divertendo, comunque è molto apprezzabile il tutto. Senti, ci è piaciuto moltissimo, a me perlomeno, sentire raccontare come scrivi i tuoi, come cominci e come ti prepari e come poi scrivi, anche proprio come funziona l'atto della scrittura dei tuoi romanzi. E Dante peraltro ci racconta, no, come lui scrive le poesie, eh? Dice che la prima parola gliel'ha detta amore, la lingua si muove come per se stessa mossa, dopodiché sta lì questo primo verso e questo là che definisce poi tutto il resto del testo che verrà, ma deve essere meditato, ruminato, ci deve riflettere a lungo, e poi dopo viene il resto della poesia, no? Cioè un momento dell'ispirazione che è dato dallo dittatore amore, come dice Rosaria, e poi dopo c'è il lavoro artigianale, anche come giustamente dici tu, del poeta. Questo è il Dante della Vita Nuova e volevo tornare con Francesco Targhetta per chiedergli sia come funziona per lui, perché abbiamo parlato del romanzo in versi, ma gli vorrei chiedere invece delle vite potenziali, come funziona, diciamo, per te l'attività di narratore di romanzo in prosa. E poi, pensando alla Vita Nuova e quello che ci hai detto relativamente al maggiore entusiasmo che può muovere nei giovani, ecco, questa cosa mi interessa molto, perché c'è parecchio dibattito in ambito, diciamo, di insegnamento medio e poi anche universitario. Che cosa si insegna? Andiamo direttamente sulla commedia perché quella sviluppa l'immaginario, suscita stimolo, eccetera, eccetera. Invece la Vita Nuova è una cosa che si può lasciare da parte perché è totalmente astratta, non ha nessuna appeal, eccetera. Siccome io invece penso che la Vita Nuova sia un testo assolutamente fondamentale, centrale e anche molto, molto suggestivo, molto coinvolgente, ecco, quindi mi era piaciuto quello che hai detto sulla sua efficacia anche sui ragazzi delle scuole superiori. Quindi ti vorrei chiedere queste due cose, grazie. Scusate, allora prima che Francesco parli, proprio a proposito di scuola, io entro a scuola fra 10 minuti perché ho il serale, quindi vi devo salutare proprio su quello che mi interessava di più, quindi vi ringrazio, è stato un piacere, mi dispiace dover andare via, ma il dovere mi chiama e quindi ciao. Su YouTube, è stato un piacere, ciao, grazie ancora. Ciao. Vai, parto proprio da quest'ultima suggestione, allora grazie delle domande. Guarda, io effettivamente noto che la Vita Nuova coinvolge ancora. È ovvio che ho una platea in qualche modo, che è quella di un liceo cittadino, però insomma è piuttosto trasversale, mi sembra di poter dire. Insegno in un liceo che ha 5 indirizzi diversi e ho notato che non c'è una grande differenza tra lo scientifico e le scienze umane, per dire, insomma. Quando si parla d'amore i ragazzi sono coinvolti, poi in terza è molto facile collegarlo anche con il latino, laddove appunto in indirizzi come lo scientifico, le scienze umane, il classico si studia anche quello, nel programma di terzo di latino si fa Catullo, per dire, quindi il tema amoroso attraverso tutto quell'anno
si possono aggiungere, io lo faccio regolarmente, insomma, delle altre letture di romanzi contemporanei che possono dialogare con Dante. Io cerco sempre di farlo, insomma, ad esempio quando faccio leggere, quando facciamo il Decameron, faccio leggere Nemesi di Philip Roth, che parla della polio negli anni 40, insomma, a New York, e ci sono moltissime connessioni, insomma, tra i due testi. Evidentemente non credo che Philip Roth ne fosse consapevole, però ce ne sono come. E così è più facile farlo con La vita nuova che con la commedia. E mi sembra, ripeto, che i ragazzi siano coinvolti, e lo sono certamente con l'Inferno. Mi sto ponendo qualche questione soprattutto sul paradiso, non tanto sul purgatorio, ma sul paradiso sì, perché risulta molto arduo, davvero molto arduo per gli studenti. Un po' perché capita per lo più tra il quarto e il quinto anno, quindi non è più in dialogo stretto con gli altri autori che tu affronti, con la storia che loro stanno studiando, con la filosofia che stanno studiando. E vedo che fanno fatica, proprio anche per la difficoltà, è inutile negarcelo, insomma, anche per la difficoltà del Dante, del Paradiso. Mi sto ponendo qualche questione, dico, ce la stiamo ponendo in realtà proprio anche a livello dipartimentale, insomma, su farlo prima, anticiparlo, farlo pure quello in terza, farlo in modo diverso, sono domande che iniziamo a porci e vanno poste, insomma. Tanto più in questo periodo pandemico, di didattica a distanza, in cui è stato ancora più difficile. Io, ad esempio, ho rinunciato a fare Dante a distanza, ho scelto di farlo solo in presenza. Insomma, Rosaria sa bene, essendo una lettrice di poesia, una performer, quanto conti il corpo che legge la poesia, la voce che legge la poesia, che coinvolge le persone che la stanno ascoltando. Leggere Dante di fronte a uno schermo, lo stiamo facendo noi, lo facciamo, lo abbiamo fatto oggi, ma funziona, è diverso, non c'è niente da fare. Leggerlo invece camminando tra i banchi, in mezzo a loro, è un'altra cosa. E quindi, potendo scegliere, ho scelto di affrontare Dante, di leggerlo soltanto quando lo posso fare tra di loro, tra i ragazzi. E per quanto riguarda invece il modo di scrivere, insomma, come funziona, sono stato molto interessato, insomma, alla risposta di Gabriella, al suo modo di lavorare che non avevo mai sentito prima, insomma, perché effettivamente mi sembra che per livello di meticolosità e di ossessività, come ha detto lui stesso, raggiunga delle vette notevoli, che invidio in realtà, perché io sono invece disorganizzatissimo. Io in realtà per il resto della vita mi ritengo una persona piuttosto ordinata, ma quando scrivo non lo sono. Per la poesia secondo me non bisogna neppure esserlo, nel senso che poi la scrittura a tavolino non funziona per la poesia. Almeno nel mio caso non è mai stato così. Non mi sono mai detto voglio scrivere una poesia su quel tema lì. È capitato ogni tanto magari che ti chiama il giornale, l'inserto, ci potresti scrivere una poesia su questo? No, cioè, non funziona. È deleterio per il testo stesso. Cioè, raramente può uscire qualcosa di buono, insomma, da queste premesse, cioè da un eccesso di consapevolezza, insomma. Però ovviamente nel momento in cui il romanzo in versi è stato scritto così, in modo totalmente vagabondo. Io non avevo idea ogni volta di che cosa avrei scritto. Dico onestamente, non c'era nessun appunto, nessun piano. Ho scritto 30 capitoli, ma soltanto gli ultimi 5-6 mi appuntavo di volta in volta che cosa ci volevo mettere dentro. Ma è riguardato soltanto l'ultimo spezzone del libro. Per il resto il libro è nato in modo del tutto, non dico istintivo, ma insomma senza seguire un piano, senza seguire un piano programmatico. È ovvio che invece con il romanzo in prosa la cosa era diversa, insomma, perché non c'era più il ritmo del verso che sosteneva la narrazione e che funzionava un po' da rete di salvataggio, per cui anche se c'erano dei momenti di calo, di tensione narrativa, c'era il verso che teneva su, che rimbalzava, faceva rimbalzare il lettore, lo faceva rimanere al livello della storia, del racconto. Non avendo più lo strumento del verso, ovviamente ho dovuto programmare di più il libro. Quindi, rispetto a Perciò venivano bene le fotografie, Le vite potenziali ha avuto
non ho fatto le schede dei personaggi, ma insomma qualche appunto per ogni capitolo ce l'avevo, insomma, per avere in mente quanto lungo sarebbe stato il libro, questo era fondamentale, insomma, quante pagine più o meno avrei scritto, in quanti capitoli sarebbe stato diviso, quindi c'è stata una maggiore progettazione, però devo dire, sempre con grandi distrazioni nel mezzo. Io invidio molto la capacità di Gabriele di fare piazza pulita di tutte le distrazioni possibili che nel mondo di oggi sono innumerevoli e concentrarsi solo su quello. Io non ce la faccio, quindi ho sempre scritto non più di un paio di ore al giorno e con tutto acceso, insomma, anche il telefono per dire. Però ti distrai, rientri dentro a quello che stavi scrivendo, lo rileggi, non necessariamente un male. Cioè, ho bisogno di entrare e uscire in continuazione, ecco, da quello che scrivo. E quindi i tempi della scrittura sono stati molto dilatati, è stato scritto nell'arco di un paio d'anni, in realtà, la vita potenziale. Ed è stato scritto in prosa perché avevo un'altra storia che volevo scrivere. Scrivere una storia in versi lo puoi fare attraverso un poema, per l'appunto, ma è più difficile farlo attraverso una somma di singole poesie. E quindi o avevo due opzioni, o scrivere un altro romanzo in versi o scrivere un romanzo in prosa. Scrivere un altro romanzo in versi mi sembrava troppo, insomma, mi sarei rifatto il verso e quindi ho provato, ho sperimentato la prosa. Però devo dire che poi sono subito ritornato alla poesia, le cose successive che ho scritto tutte in versi. È un po' il modo più naturale per me per esprimermi. Anche la prosa però ti è venuta bene, diciamolo. È un Grazie. romanzo molto bello, molto. E, bene, allora sentite, io direi che se non abbiamo domande dai nostri ascoltatori, Emanuela mi ha detto che da quelli che stanno su YouTube non ce ne sono, nella chat non ce ne sono, se qualcuno vuole aprire il suo microfono lo faccia. Se non lo fa ora, non potrà farlo mai più. Niente, nemmeno questo li convince a parlare. A questo punto, allora, io direi, oltre che ringraziare tutti quanti, da Rosaria, Gabriele e Francesco, direi che è il momento della lettura, e, se ne avete voglia, e noi vi ascoltiamo molto volentieri. Chi comincia dei due? Andiamo. Tu? Andiamo in ordine alfabetico. Non vuoi più leggere? Comincia lui. Bene. Vado io, dai. Allora, abbiamo iniziato al 26esimo del Purgatorio, facciamo un percorso discendente poi, Infatti, ecco, e finiremo all'inferno tutti quanti. Va bene, poi io vi saluto perché mi sembra più bello finire con le parole di Dante. Quindi, ciao, e l'ultima parola la lasciamo al poeta. Va bene, grazie ancora. Ciao a tutti, ciao. grazie Natasha. Peraltro, insomma, a me è dispiaciuto molto non poter essere a Siena. Non mi sono reso conto che il canto che voglio leggere è un canto che evoca Eh Siena, però sì, è tutta la stato casuale. campagna intorno a Siena e la città e la Maremma e tutto quanto, sì. Però vedremo di riproporre questo nostro incontro a Siena se ne avrete voglia prossimamente. Ci farà piacere avervi i nostri ospiti. Grazie. Io era già da quelle ombre partito e seguitava le orme del mio duca, quando di retro a me, drizzando il dito, una gridò: Veh, che non par che luca lo raggio da sinistra quel di sotto, e come vivo par che si conduca. Gli occhi rivolsi al suon di questo motto, e vidi lei guardar per maraviglia pur me e il lume che era rotto. Perché l'animo tuo tanto si impiglia, disse il maestro, che l'andare allenti, che ti fa ciò che quivi si pispiglia? Vien dietro a me e lascia dir le genti. Sta come torre ferma, che non crolla giammai la cima per soffiar di venti. Che sempre l'uomo, in cui pensier rampolla, sovra pensier, da sé dilunga il segno, perché la foga l'un dell'altro insolla. Che potea io ridir, se non io vegno? Dissilo, alquanto del color consperso che fa l'uom di perdon talvolta degno.
intanto per la costa di traverso veniva gente innanzi a me un poco, cantando miserere, avverso, avverso. Quando s'accorser che io non dava loco per lo mio corpo al trapassar di raggi, mutar lor canto in un oh lungo e roco. E due di loro, in forma di messaggi, corsero incontro a noi a dimandarne: di vostra condizione fatene saggi. E il mio maestro: voi potete andarne e ritrar a coloro che vi mandaro che il corpo di costui è vera carne. Se per veder la sua ombra restaro, come io avviso, assai è lor risposto: facciangli onore ed esser può lor caro. Vapori accesi non vidio sì tosto di prima notte mai fender sereno, né sol calando nuvole d'agosto, che color non tornasser suso e meno, e giunti là con gli altri a noi dir volta, come schiera che scorre senza freno. Questa gente che preme a noi è molta, e vegnonti a pregar, disse il poeta, però pur va, e in andando ascolta. O anima che vai per esser lieta con quelle membra con le quai nascesti, venian gridando, un poco il passo queta. Guarda s'alcun di noi unque avvedesti, sicché di lui di là novella porti. De perché vai? De perché non t'arresti? Noi fummo tutti già per forza morti, e peccatori infino all'ultima ora. Quivi lume del ciel ne fece accorti, sicché pentendo e perdonando, fora di vita uscimmo a Dio pacificati, che del disio di sé veder n'accora. E io, perché nei vostri visi guati, non riconosco alcun, ma se a voi piace cosa che io possa a spiriti bennati, voi dite, e io farò per quella pace che dietro ai piedi di siffatta guida, di mondo in mondo cercarmi si face. E uno incominciò: ciascun si fida del beneficio tuo senza giurarlo, purché il voler non possa non ricida. Ond'io, che solo innanzi agli altri parlo, ti priego, se mai vedi quel paese che siede tra Romagna e quel di Carlo, che tu mi siedi i tuoi prieghi cortese infano, sicché ben permessa d'ori, purché io possa purgar le gravi offese. Quindi fui io, ma li profondi fori, ondi uscì il sangue sul quale io sedea, fatti mi fuoro, in grembo agli antenori, là dove io più sicuro esser credea. Quel da esti il fe far, che m'avea in ira assai più là che dritto non volea. Ma s'io fosse fuggito in ver la mira, quando fui sopraggiunto ad Oriaco, ancor sarei di là dove si spira. Corsi al palude e le cannucce, il braco, mi impigliar sì che io caddi, e lì vidi io delle mie vene farsi in terra l'aco. Poi disse un altro: de se quel disio si compia che ti tragge all'alto monte, con buona pietate aiuta il mio. Io fui di Montefeltro, io son buon conte. Giovanna o altri non ha di me cura, perché io vo tra costor con bassa fronte. E io a lui: qual forza, qual ventura ti traviò si fuor di Campaldino, che non si seppe mai tua sepoltura? Oh, rispose elli, a piè del Casentino traversa un'acqua che ha nome l'Archiano, che sovra l'Ermo nasce in Appennino. Là ove il vocabol suo diventa vano, arrivai io forato nella gola, fuggendo a piedi e insanguinando il piano. Quivi perdei la vista e la parola. Nel nome di Maria finì, e quivi caddi, e rimase la mia carne sola. Io dirò vero, e tu ridì tra vivi. L'angel di Dio mi prese, e quel d'inferno gridava: o tu del ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui l'eterno per una lagrimetta che il mi toglie, ma io farò dell'altro, altro governo. Ben sai come nell'aere si raccoglie quell'umido vapor che in acqua riede, tosto che sale dove il freddo il coglie.
giunse quel malvoler che pur mal chiede con l'intelletto, e mosse il fumo e il vento per la virtù che sua natura diede. Indi la valle, come il dì fu spento, da prato magno al gran giogo coperse di nebbia, e il ciel di sopra fece intento, sì che il pregno aere in acqua si converse. La pioggia cadde, e ai fossati venne di lei ciò che la terra non sofferse. E come ai rivi grandi si convenne, ver lo fiume real tanto veloce si ruinò che nulla la ritenne. Lo corpo mio gelato in sulla foce trovò l'archian rubesto, e quel sospinse nell'arno, e sciolse al mio petto la croce che io fei di me quando il dolor mi vinse. Voltommi per le ripe e per lo fondo, poi di sua preda mi coperse e cinse. De, quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, seguitò il terzo spirito al secondo, ricordati di me, che son la pia. Siena mi fe, disfecemi Maremma. Salsi colui che inanellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Cedo la parola a Gabriele. Grazie. Io direi, non leggo tutto il canto, anche perché questo poi è un canto bipartito, perché poi ci sono gli sciarrocuatori, ma leggo proprio i versi dello spezzare il ramo, così siamo anche più giusti nei tempi, insomma. Prima che più entre, sappi che sei nel secondo girone, mi cominciò a dire, e sarai, mentre che tu verrai, nell'orribile sabbione. Però, riguarda ben, sì, vederai le cose che torrian fede al mio sermone. Io sentia d'ogni parte trarre guai, e non vedea persona che il facesse, perch'io, tutto smarrito, m'arrestai. Credette ch'io credesse che tanti voci uscisser tra quei bronchi da gente che per noi si nascondesse. Però disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier ch'hai si faranno tutti monchi. Allora porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno. E il tronco su gridò, perché mi schiante? Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dir, perché mi scerpi? Non hai tu spirito di pietà d'alcuno? Uomini fummo, e or siamo fatti sterpi. Ben dovrebbe essere la tua mano più pia, se state fossimo anime di serpi. Come d'un stizzo verde carso sia da l'un dei capi, che dall'altro geme e cigola per vento che va via, sì della scheggia rotta usciva insieme parole e sangue. Ond'io lasciai la cima cadere, e stetti come l'uom che teme. Se li avesse potuto creder prima, rispose il savio mio, anima lesa, ciò che ha veduto pur con la mia rima, non avrebbe in te la mano distesa. Ma la cosa incredibile mi fece indurla d'ovra che a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che invece d'alcuna ammenda tua fama rinfreschi nel mondo su, dove tornar li lece. Il tronco, sì col dolce dir m'adeschi, ch'io non posso tacer. E voi non gravi per chi un poco a ragionarmi inveschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.